Ciao Davide. Bene, allora salve a tutti. Dunque, siamo praticamente a un paio di minuti, diciamo, dall'inizio di questa seconda giornata. Quindi saluto tutti gli amici che nel frattempo si sono collegati. Credo che già, insomma, vi siate resi conto che, insomma, anche ieri è stata una giornata molto, molto partecipata, nonostante, insomma, la sintesi delle attività, ovviamente, però, insomma, mi pare che questa sia anche una modalità, come dire, che favorisce, diciamo, la partecipazione, ecco, non essendo molto pesante e avendo quindi poi la possibilità, diciamo, tutti di intervenire, ascoltare e intervenire. Oggi ci sono due nuove sessioni, di cui la prima, appunto, problematiche ecotossicologiche relative alla presenza delle plastiche nell'ambiente acquatico e terrestre ed altri contaminanti di nuova generazione, come, vabbè, rifiuti, eccetera. Coordinano, Marco Fehmali, Cristina Giarei, Giada Frenzilli e Monia Renzi. Mi pare che, come al solito, le donne sono, diciamo, la parte forte, e quindi passo la parola, diciamo, ecco, per l'inizio, insomma, della sessione alla collega, nonché amica Giada. Giada, vai. Scusate un attimo, mi intrometto. Ricordiamo a tutti coloro che si collegano di tenere spenti i microfoni e le telecamere. È in automatico che il microfono viene tenuto spento nel momento in cui si entra, però ricordatevi comunque sia di verificare che sia spento, perché ieri abbiamo avuto diverse persone che sono entrate con l'audio di casa. Quindi vi ringraziamo se ci date un aiuto in questo senso. Grazie. Bene, grazie Alessio. Vai Giada. Allora, no, buon pomeriggio a tutti, ma dunque io, oltre che apporgere i saluti, preferirei dare la parola a Monia per la presentazione introduttiva in quanto, credo che abbia un impegno, immediatamente successivo. Mi sembra di aver ricevuto questa mail, quindi noi avremo modo poi così di sviscerare le varie presentazioni. Dunque, a te Monia. Grazie, buongiorno e grazie della volontà di passaggio. Io cercherò di stare nei tempi perché mi rendo conto che è una criticità di questo congresso. In questa relazione introduttiva che ho avuto il piacere di fare su richiesta di David, vi propongo una sintesi di quelle che sono le principali problematiche e le prospettive future affrontate sia dalla ricerca scientifica che anche dall'ambito di diagnostica di laboratorio in relazione a questo problema così, insomma, questo insieme eterogeneo composto da plastiche, rifiuti e contaminanti emergenti. Vista la complessità dell'argomento e anche il tempo a disposizione, ovviamente questo contributo non ha la pretesa di essere esaustivo. L'auspicio è quello di fornire indicazioni che possano in qualche modo essere da stimolo a ambiti applicativi e ricerche future. Le plastiche sono materiali eterogenei di Scusate, recente. Monia, non sta condividendo la presentazione. Bene, scusate. Iniziamo subito. Va fatta Bene. la condivisione dello schermo in basso quello verde, esatto. Perfetto. Ora la lanci a schermo pieno. D'accordo, ecco qua. Scusate il Bene. liquido. Ci siamo? Si vede adesso, giusto? Sì, confermo. Perfetto, scusate il disguido. Dicevo, le plastiche sono materiali eterogenei di recente interesse ecotossicologico. Infatti, originano micro e nanoplastiche e è stato dimostrato che assorbono e rilasciano sostanze chimiche che possono essere presenti nell'ambiente o nel materiale di partenza.
Possono inoltre trasmigrare nei tessuti se sono di dimensioni inferiori a 150 micron. Inoltre è stato dimostrato dalla letteratura che sono materiali ubiquitari presenti a vari livelli della rete trofica, in particolare anche nella rete acquatica, e sono in grado di interessare aree remote della Terra, ma anche di interessare prodotti alimentari destinati al consumo umano. Questo ovviamente espone anche l'uomo a un potenziale rischio di contaminazione. Possono inoltre fungere da vettori di specie, di microorganismi, trasportandoli da una zona geografica all'altra attraverso l'adesione alla superficie del materiale plastico. Per quanto riguarda invece la categoria dei rifiuti, ovviamente questi sono il gruppo più eterogeneo di materiali, sono estremamente variabili sia per composizione, sia per eterogeneità temporale, e includono tra l'altro anche materiali plastici al loro interno. Ora, sebbene le analisi sui rifiuti siano analisi normate e regolamentate dalla legge, le problematiche di interesse ecotossicologico sia nel settore della diagnostica di laboratorio che in quello della ricerca sono ancora aperte. E questo, diciamo, lo sappiamo bene, no? Lo sanno bene i partecipanti anche al gruppo di lavoro, al tavolo tecnico relativo all'argomento di intercalibrazione e standardizzazione sui rifiuti, che mostrano ancora aspetti metodologici come quelli del campionamento, ma anche relativi alla preparazione degli eluati per le successive determinazioni HP14, che hanno problematiche su cui ancora la discussione è ampiamente aperta. Ovviamente tutto questo per non parlare delle grandi problematiche di ordine etico e pratico che sono legate alla gestione dei saggi sui vertebrati, previsti da alcuni regolamenti, in particolare dal regolamento REACH, e che si parla di tentare di superare con test eticamente meno impattanti in vitro su linee cellulari standardizzate. La categoria, infine, dei contaminanti emergenti è una categoria aperta di fatto e variabile nel tempo. La definizione, infatti, di contaminante emergente è una definizione dinamica che include un nutrito gruppo di sostanze non ancora inserite nei programmi di monitoraggio, ma che per il loro potenziale di pericolosità, per le loro caratteristiche chimiche, sono delle ottime candidate ad entrare nei programmi di monitoraggio nel prossimo futuro. Solo per fare un esempio, per darvi la misura della portata del problema, basti pensare che delle più o meno 10.000 nuove molecole che si stima essere immesse nel mercato ogni anno dall'industria chimica, circa 2.700 hanno le caratteristiche che le rendono delle ottime candidate ad entrare nel gruppo dei contaminanti emergenti. Scusate. Ok. Approfondendo il discorso per ogni categoria della sessione, i materiali plastici mostrano una produzione mondiale in netta crescita, con circa 360 milioni di tonnellate prodotte nel 2018, delle quali il 30% in Cina. Abbiamo visto che lo stesso prodotto commerciale può essere costituito da materiali diversi, associati a un diverso effetto sull'uomo e sull'ambiente. Un esempio di questo lo abbiamo trattato ieri nel caso delle mascherine chirurgiche, stesso prodotto, materiali estremamente eterogenei. Ad esempio, il poliuretano può contenere impurezze di processo come il magnesio stearato, che è una sostanza in grado di indurre risposte cito ed ecotossiche anche significative a basse concentrazioni.
e che può quindi determinare una notevole variabilità nelle risposte. Nel caso della plastica, le dimensioni del materiale non sono una questione secondaria, ma sono una questione sostanziale. Infatti macro, micro e nanoplastiche hanno una diversa capacità di interagire con la componente biotica a diversi livelli di scala dimensionale e quindi mostrano come conseguenza rischi potenziali e interazioni diverse in relazione alla dimensione della particella e non soltanto alla composizione chimica o all'invecchiamento del materiale. Le ricerche scientifiche nel settore ecologico ed ecotossicologico sulla contaminazione da micro e nanoplastiche sono trainate a livello internazionale da autori italiani, tedeschi, inglesi e americani, i quali, come vedete dalla rappresentazione, mostrano una elevata produzione scientifica nel contesto internazionale e diciamo un risultato di cui noi italiani possiamo essere in qualche misura soddisfatti. La produzione scientifica su questi argomenti è una produzione scientifica in crescita esponenziale. La flessione che vedete relativa all'anno 2020 non è una flessione reale, ma è attribuibile al fatto che lo studio da cui è tratto questo grafico considera solo il primo trimestre di quest'anno. Le categorie maggiormente indagate sono invertebrati, mentre pochi studi sono stati sviluppati sulla componente batterica, sulle alghe, sulle linee cellulari e su altre categorie. Infine, le principali ricerche che sono state sviluppate sono ricerche finalizzate a comprendere risposte di tipo ecotossicologico, mentre effetti ecologici sul comportamento animale e ricerche finalizzate a sviluppare metodologie diagnostiche affidabili sono ancora poco rappresentate. Ok. Gli aspetti metodologici purtroppo in questo ambito non sono secondari, ma rappresentano una importante criticità. Infatti è essenziale ribadire che l'analisi chimica di particelle sotto la soglia dei 500 micron è da considerare imprescindibile sia in ambito applicativo diagnostico ma anche nell'ambito applicativo della ricerca scientifica. C'è da dire che sebbene non esista una procedura ISO di riferimento per la diagnostica di microplastiche e matrici ambientali, alcuni laboratori hanno sviluppato protocolli e tecniche di analisi, anche protocolli interni abbastanza affidabili da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda la diagnostica delle nanoparticelle, le tecniche di determinazione sono ancora molto lontane dal garantire gli standard di riproducibilità e replicabilità che siano considerati adeguati per le esigenze della diagnostica ambientale e della ricerca scientifica. Per quanto riguarda la categoria dei rifiuti, solo per darvi una misura della portata del problema, vi ho segnalato che la stima di produzione mondiale delle aree urbane si pensa che possa raggiungere 2,2 miliardi di tonnellate nel 2025, con una produzione pro capite solo in Italia intorno ai 2,2 kg al giorno per persona. Le problematiche sono legate a cattivi design del prodotto, e questo è il caso ad esempio del utilizzo di materiali non adeguati o ad esempio l'utilizzo di materiali di microperle nei prodotti cosmetici. È legato all'aumento dei beni di consumo di tipo usa e getta, a politiche errate e a comportamenti inadeguati delle persone, che rappresentano la principale problematica legata poi agli effetti ambientali della cattiva gestione dei rifiuti. Il peso per l'ambiente di questi problemi è enorme. Pensate che l'80% dei rifiuti che raggiunge il mare
si stima derivi dalla terraferma e va, una volta raggiunto l'ambiente marino, a costituire la macrocategoria del mare in litter, indicata dalla Mare Strategy Framework Directive come uno dei descrittori principali per la GES negli ecosistemi marini. Anche in questo caso la categoria è complessa e le problematiche ancora aperte sono molteplici. Solo per farvi un esempio, pochissimi studi riportano risultati sugli impatti relativi a rifiuti in ambito marino contenente metalli rari o a rifiuti di natura non plastica, ad esempio i mozziconi di sigaretta che si sono dimostrati in grado di indurre effetti ecotossici anche importanti, ma sono ancora poco studiati. Per quanto riguarda la categoria dei contaminanti emergenti, questi sono costituiti sia da molecole che da sottoprodotti metabolici di varia origine, e in questa slide è riportata una lista, sempre non esaustiva, di quelli che sono i contaminanti ad oggi considerati emergenti. Su questa categoria di molecole sarebbe opportuno valutare non solo la risposta ecotossicologica delle sostanze pure, ma anche gli effetti indotti dai metaboliti primari e secondari, dai sottoprodotti di degradazione ambientale e dai prodotti di reazione con le matrici complesse nelle quali sono immessi. L'applicabilità, inoltre, per quanto riguarda i contaminanti emergenti dei protocolli ecotossicologici standard, ad esempio dei saggi normati indicati dal regolamento REACH, deve essere spesso verificata. Ad esempio, questi protocolli possono risultare non idonei a testare contaminanti emergenti costituiti da materiali o da sostanze non solubili, oppure da sostanze in grado di interagire con la matrice. Questo è l'esempio classico della difficoltà di applicazione dei protocolli standard alle nanoparticelle e ai microtubuli, ad esempio, di grafene. Il settore della ricerca in questi ambiti è in rapida evoluzione e in questa slide ho voluto soltanto parzialmente sintetizzare quelle che sono alcune tra le linee di interesse della ricerca scientifica attuale e dei prossimi anni. Un aspetto invece molto interessante dal punto di vista dello sviluppo futuro delle ricerche è legato a una contaminazione culturale che si sta sviluppando tra gli ecotossicologi classici e gli esperti di stress ecology, quindi più esperti di ecologia dei cambiamenti globali. Infatti, in un contesto futuro dominato da effetti dei cambiamenti globali, come ad esempio variazioni di pH e temperatura degli ecosistemi acquatici, le conseguenze su proprietà dei materiali, ma anche sugli effetti ecotossicologici che possono seguire a questi fenomeni di variazione prevista, possono essere veramente impattanti e le sostanze possono presentare un effetto ecotossico che è notevolmente diverso da quello che si osserva oggi nelle condizioni ambientali attuali o nei saggi di laboratorio standardizzati. Io concludo l'apertura di questa sessione con la considerazione che la semplicità di fatto è una complessità risolta e problemi complessi richiedono oggi, ma soprattutto richiederanno nel prossimo futuro, soluzioni integrate e multidisciplinari. Alcune presentazioni che abbiamo visto ieri e che vedremo anche oggi mostrano come di fatto l'approccio integrato sia spesso la chiave di volta che permette di
pesare meglio quello che è l'impatto delle attività umane sull'ambiente. Il mio auspicio personale, che spero sia condiviso, è che il mondo della ricerca sia sempre più aperto al grande valore che i contributi trasversali e multidisciplinari possono offrire al progresso delle conoscenze collettive in un settore così complesso e così articolato come quello di cui stiamo parlando. Io vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione se avete. Allora, grazie molte Monia, per non accumulare magari ritardo. Allora ti pongo subito una domanda che giunge appunto da Ilaria Zerbini, mi chiede, appunto ti chiede, il motivo per il quale la Norvegia, popolazione appunto di circa solo 6 milioni, possegga una produzione di rifiuti simile agli Stati Uniti. No, io non so dare una risposta a questa domanda, devo essere molto sincera, ma la trovo una domanda interessante che meriterebbe un approfondimento legato a questioni probabilmente di carattere politico e gestionale. Purtroppo sono un po' fuori dal nostro ambito, ecco, di... Comunque ti ringrazio, quanto allacciandoci un pochino anche a ciò che è stato detto ieri, appare quanto mai appunto aderente, no? L'argomento plastiche proprio al tempo del Covid, perché appunto la Corte dei Conti esprime perplessità sul fatto che si possano raggiungere gli obiettivi del 50% di recupero, no? Imballaggi di plastica entro il 2025 e il 55% entro il 2030, proprio anche grazie a questa pandemia, per cui all'utilizzo, no, dei monouso degli oggetti che si sono accumulati oltre alla produzione. Comunque procediamo sulla tabella di marcia, anche perché abbiamo Marco Faimali, che è il nostro sceriffo cattivissimo, controllore di orario, e Cristina Giarelli. Io darei a loro 3 secondi di parola giusto per presentarsi, dopodiché io continuo a introdurre poster se Davide è d'accordo. No, Davide è d'accordo, io volevo solo salutare tutti perché ieri, anche se ero presente, poi non ci siamo visti. Come avete visto, sono stato relegato al ruolo da sceriffo cattivo, quindi in questo gineceo loro la fanno da padrona. Niente, io poi seguirò sicuramente fino alla fine, magari facciamo una chiacchierata della discussione. E grazie a tutti per esserci nonostante tutto, insomma è sempre bello. Ok, saluto Cristina. Anche da parte mia, buon lavoro a tutti. Niente, io sono Cristina Giorei e sono responsabile del laboratorio in una ditta privata che si chiama Eurofins Biolab. Buon lavoro. Allora grazie Cristina e adesso diamo la parola a Provenza e collaboratori che presentano appunto il loro lavoro dal titolo Impacts by Plastic Made Packaging on Marine Species, Effects Following Global Changes and Ecological Implications. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Allora, accerto di che sia connesso. In bomba. Sentite ritorno? Non più. Okay. Sì, avevamo un ritorno pazzesco, probabilmente c'è un qualcosa di troppo alto. Ho abbassato, quindi ora dovreste sentire bene. Ok. La vedete la presentazione? Sì, la lancia. Ok, perfetto, ora è a schermo intero, grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, questo studio è volto ad analizzare l'impatto delle plastiche derivanti da packaging, principalmente alimentare, sulle specie marine, valutando anche l'effetto del global change e le implicazioni ecologiche. La maggior parte dei packaging, soprattutto quelli alimentari, sono fatti di plastica, sono a base di plastica. I rifiuti plastici, subendo il moto ondoso, la radiazione solare, eccetera, vengono ridotti a particelle più piccole, appunto microplastiche. Le microplastiche sono la principale frazione di rifiuto plastico nella matrice abiotica.
Questo vuol dire che si ha una risalita nella rete trofica di queste particelle, quindi detritivo, rifiltratori, fino ad arrivare anche all'uomo. Una delle problematiche legate alle microplastiche è appunto il fatto che possono riuscire ad assorbire inquinanti e sostanze chimiche sulla loro superficie e quindi poi possono andare a riversare quanto assorbito in mare nella matrice acquosa. Gli obiettivi di questo studio sono principalmente l'analisi dell'effetto nutriato di 16 tipi di packaging alimentari su 3 specie di livelli trofici differenti, andando ad analizzare endpoint classici ed innovativi, e andando a osservare anche la risposta ecotossicologica all'acidificazione, che, come ben sappiamo, è una delle principali conseguenze del global change. Nella prima fase di questo studio abbiamo analizzato 16 tipi di packaging classici, classificati mediante microscopia microfTIR. Abbiamo fatto l'elutriato di questi diversi packaging tenendoli in agitazione per 28 giorni. Successivamente, alla filtrazione, il materiale plastico è stato nuovamente analizzato mediante microscopia microfTIR per analizzare un'eventuale degradazione del materiale e sono state testate 3 specie, Vibrio-Fischeri, Pedactylon tricornutum e Paracentratus lividus, sull'elutriato tal quale al 50% e al 25%, a un pH standard di 8,1. Nella seconda fase, sono stati selezionati 3 tipi di packaging e sono state nuovamente condotte le analisi su Pilividus, introducendo come variabile, diciamo, l'effetto dell'acidificazione, quindi abbassando il pH a 7,8 e a 7,5 e andando anche ad analizzare le biometrie su 15 larve anomale e su 15 larve normoformate. Infine è stata condotta un'analisi statistica mediante un test ANOVA e analisi multivariata ANOSIM. Come potete vedere dai risultati, l'alga Pitricornutum e il batterio Vibrio fischeri non hanno mostrato effetti con nessun tipo di packaging, mentre il riccio Paracentratus lividus ha mostrato un effetto maggiore del 20% in tutti i tipi di plastica, dal tipo 4 al tipo 16. Andando ad analizzare anche le biometrie di questi organismi, si è vista una differenza statisticamente significativa in tutti i tipi di plastiche, dal 5 al 16, come vedete nell'immagine in basso. 3 tipi di plastiche sono stati selezionati per condurre le analisi della seconda fase, quindi a pH differente. Sono stati selezionati in base alla differenza statistica rispetto al controllo, quindi un tipo di plastica che dimostrava una differenza statisticamente significativa, una differenza mediamente significativa e una non significativa, tipo 16, 13 e 6. In questa immagine in questa tabella potete osservare la significatività che si è potuta osservare tra i pH standard e i pH acidificati, dimostrando quindi che effettivamente l'acidificazione ha portato un effetto maggiore su Pilividus. Ne possiamo concludere che batteri e alghe sono, diciamo, meno sensibili a questo tipo di elutriato, mentre Pilividus risulta essere un organismo molto sensibile. Un altro fatto molto importante è l'analisi delle biometrie. Infatti, si è osservato che riescono a fornirci un'indicazione precoce di danno. Infatti, anche embrioni normoformati mostrano delle riduzioni nelle dimensioni rispetto al controllo. Quindi, comunque, riescono a darci un'indicazione precoce. Inoltre, si è visto che l'acidificazione, quindi una delle principali conseguenze del global change, ha portato un'amplificazione del livello di stress. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie a te Francesca, ora i tempi impongono di procedere con il gruppo di Alias con la presentazione e il rilascio di contaminanti da scorie di acciaieria e aggregati naturali, approccio integrato per la valutazione della loro tossicità e genotossicità. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Scusate, condivido subito lo schermo. Ecco, dovreste vedere, immagino, la mia presentazione. Confermo. È partita. Dunque, sì, buongiorno. Vi parlerò di questo nostro progetto che ci ha permesso di analizzare campioni di scorie di acciaieria e di aggregati naturali, valutandone però tossicità e genotossicità. Questo è stato... Questo studio è stato condotto presso un laboratorio interdipartimentale. Come è stato accennato prima, appunto, abbiamo tentato proprio un approccio integrato multidisciplinare che ha visto aree, diciamo, professionisti di ingegneria e di medicina, biologi specialmente, impegnati in questo progetto. Abbiamo utilizzato 5 campioni di scorie di acciaieria e 5 campioni di aggregati naturali di cava, sottoposti a test di cessione secondo la legislazione per il recupero del rifiuto. Gli eluati ottenuti sono stati quindi analizzati appunto come la legislazione richiede, secondo una tabella definita dal decreto 186, ma quello che ha caratterizzato, diciamo, il nostro studio è stata la valutazione biologica per la valutazione della tossicità, della mutagenicità e della genotossicità, con una serie appunto abbastanza ampia di test. Non entro nel dettaglio dei singoli test per questioni di tempo, quindi vi faccio subito, i risultati. Per quanto riguarda la caratterizzazione chimica, tutti i nostri campioni rispettavano i limiti, come diciamo, atteso, le scorie di acciaieria avevano dei valori di vanadio ovviamente superiori rispetto agli aggregati di cava, per il resto i parametri sono tutti appunto perfettamente all'interno dei limiti di legge. Quello che invece, quindi diciamo da questo punto di vista, i campioni sono assolutamente non indicavano, diciamo, una particolare problematicità. Per quanto riguarda la tossicità, sia in Daphnia magna che in Allium cepa, quindi abbiamo scelto due organismi differenti, quindi un animale, un rappresentante del regno animale e un vegetale, abbiamo osservato una leggera tossicità in Daphnia magna soltanto per due campioni di scorie di acciaieria e nessun altro tipo di tossicità sia per il gruppo delle scorie appunto che degli aggregati. La mutagenicità invece ha dato una risposta negativa per quanto riguarda le scorie di acciaieria e invece abbiamo ottenuto dei risultati anche fortemente positivi per quanto riguarda 4 dei 5 campioni di aggregati naturali. Nell'ampia valutazione invece della genotossicità che abbiamo eseguito, abbiamo appunto valutato il numero, insomma la quantità di micronuclei sia nell'allium cepa, quindi ancora in cellule vegetali, che in fibroblasti e linfociti, quindi in cellule umane, non riscontrando mai formazione di micronuclei. Abbiamo invece osservato per tutte e due le categorie dei nostri campioni la formazione di aberrazioni cromosomiche in Allium cepa e una diciamo una spiccata propensione all'apoptosi sia dei fibroblasti che dei linfociti. Infine abbiamo sottoposto i nostri campioni al COMET test, quindi su leucociti umani, e anche in questo caso abbiamo riscontrato la generazione di un danno precoce da parte di tutti i nostri campioni. Quindi in sintesi questo lavoro raccontato molto molto velocemente ma ampio, diciamo, ha visto la metodologia dell'approccio appunto multidisciplinare come vincente. I campioni dalla sola analisi chimica non risultavano particolarmente
differenti tra di loro o interessanti, ma la batteria di test con differenti bersagli cellulari e quindi endpoint differenti ha invece dato un quadro molto più variegato. In generale, per entrare nel dettaglio dei campioni, le scorie di acciaieria non sono risultate pericolose degli aggregati naturali. In particolare abbiamo avuto appunto una bassa tossicità in daffia, non abbiamo visto tossicità in Allium cepa, non abbiamo avuto la mutagenicità in Salmonella tifimurium, né la produzione, la generazione di micronuclei in tutte le cellule testate. Abbiamo invece visto effettivamente la generazione di aberrazioni cromosomiche e di danno al DNA. Quindi, e questo da parte di entrambe le categorie di campioni testati. E questo che cosa ci porta un po' a dire? Che le scorie possono effettivamente, quindi un rifiuto può effettivamente rappresentare un'alternativa a degli aggregati naturali, sicuramente con grandi vantaggi ambientali derivanti dal loro riutilizzo. Primi fra tutti ho riportato qui due aspetti molto importanti, che sono la riduzione del conferimento in discarica di un rifiuto così ingombrante come sono le scorie e non da meno la diminuzione dell'utilizzo di materie prime naturali. Naturalmente questo tipo di approccio e di valutazione ampia dell'effetto nei confronti degli organismi viventi può essere utile per promuovere appunto nuovi studi e soprattutto utile al processo decisionale che deve in qualche modo inquadrare normativamente l'utilizzo di materiali come rifiuti e dei materiali naturali che non sono così ben normati e che invece dal nostro studio risultano comunque poter avere delle interazioni forti con l'ambiente. Quindi vi ringrazio, ho terminato, grazie dell'attenzione. Grazie Carlotta, interessante anche questa assenza di risposta del micronucleo a fronte, no, di aberrazioni e comete, evidentemente dei meccanismi che sottendono. Allora io vi comunico che le domande che vengono via via poste per motivi di tempo non saranno analizzate una per una al momento, però lo sceriffo Marco ne prende nota, per cui se gli oratori rispondono in chat li riteniamo così completate, ecco, riteniamo l'iter completato. Ciò che rimane in evaso o che necessita magari di una discussione generale lo affronteremo alla fine di tutte queste presentazioni, provando così a perdere un minor numero di minuti di volta in volta. Comunque annotiamo, Marco Faimali sta annotando tutto e vedo che qualche oratore sta anche rispondendo. Procediamo adesso invece con il gruppo di Benassi. Scusa, Giada, intervengo un attimo. Certo. Come si è fatto ieri, però sarebbe meglio possibilmente non rispondere in chat, perché sennò non tutti hanno occasione, diciamo, di vederlo. Quindi preferiamo... no, perché ho visto che nessuno aveva risposto. No? Sì, lo so, ma è preferibile che la domanda venga fatta, anzi, addirittura sarebbe meglio neanche farla in chat, inviarla direttamente a voi. Singolarmente come coordinatori, così sì, voi poi come ieri potete fare una scaletta e rispondere a tutti. Bene, va bene, grazie. Va bene, grazie a te. Allora, dunque, continuiamo con Benassi, acque destinate a uso umano, risultati preliminari di test di tossicità e genotossicità in vivo e in vitro in impianti di potabilizzazione. Buongiorno a tutti. Mi raccomando i tempi, cerchiamo di rispettare, certo. Grazie. Ok, dovreste vedere, giusto? Sì, vediamo, okay, lancia perfetto. Pure e parti. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Oggi il lavoro che vi presento oggi riguarda i risultati preliminari di test di tossicità e genotossicità in vivo e in vitro in impianti di potabilizzazione. Parliamo quindi di acque destinate ad uso umano. Nello specifico è stato studiato un acquedotto approvvigionato con acqua di pozzo in una zona caratterizzata dalla presenza di PFAS.
sono stati scelti 4 punti di prelievo. Il primo, il punto di prelievo A, presso l'opera di captazione. Il secondo, il punto B, dopo la prima unità di filtrazione a carbone attivo granulare. Il terzo, dopo la disinfezione con ipoclorito di sodio. E il quarto, lungo la rete di distribuzione. Su ciascun campione sono state effettuate le analisi chimiche previste dal decreto legislativo numero 31 del 2001, quello previsto per le acque destinate ad uso umano. In più, sempre su ciascun campione, sono state determinate le concentrazioni di alcuni composti fluorurati, in accordo con le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e della delibera della Regione Veneto del 2017. In aggiunta, su ciascun campione è stata effettuata una batteria di saggi biologici con diversi endpoint, quindi tossicità, genotossicità e mutagenicità, in diversi organismi, batteri, crostacei, vegetali e cellule umane. In particolare sono stati utilizzati campioni tal quali di acqua. Laura, pronto? Sì. Non ti riceviamo più. Pronto? Laura Benassi, mi ricevi? Andata via. Sì, io sento. Ok. Mi sentite? Sì, ok, ok. Ah, ok, scusate. Avete sentito tutto della prima di questa slide? No. Ok, fino a la batteria di saggi biologici? Mi sentite? Mannaggia, ho sempre andato. Che rabbia. Sì, sì, ti sentiamo. Ah, ok, scusate. Allora, non so, di questa slide avete sentito quindi la batteria di saggi biologici con diversi endpoint, tossicità, genotossicità e mutagenicità in diversi organismi, batteri, crostacei, vegetali e cellule umane. Spero di non ripetermi. Mi sentite? Sì, sì, procedi. Ah, Ok. In particolare sono stati utilizzati campioni non concentrati, quindi tal quali di acqua, per la tossicità in Daphnia magna e in Allium cepa, mentre sono stati utilizzati campioni concentrati per quanto riguarda la genotossicità, la mutagenicità. Per quanto riguarda i risultati delle analisi chimiche, tutti i campioni hanno rispettato i limiti imposti dal decreto legislativo 31 del 2001 e alcuni composti fluorurati sono stati rilevati oltre i limiti solo nell'acqua non trattata, quindi nel campione A. Per quanto riguarda i test di tossicità in Daphnia magna, abbiamo rilevato una leggera tossicità in due campioni, il B e il C, quindi soltanto il 20% di immobilizzazione dopo 48 ore. Per quanto riguarda la tossicità in Allium cepa, abbiamo osservato che nessun campione ha mostrato tossicità in termini di lunghezza radicale e neanche di effetti macroscopici. Per quanto riguarda i test di genotossicità e mutagenicità, il test di Ames in Salmonella tifimurium ha mostrato una lieve mutagenicità solo nei due campioni dopo la disinfezione, quindi il campione C e il campione D, in soltanto un ceppo senza attivazione metabolica. Il test della cometa in leucociti umani ha mostrato genotossicità in tutti i campioni alla dose più alta testata, e in due campioni, sempre quelli dopo la disinfezione, il C e il D, nella dose intermedia. Per quanto riguarda il test di genotossicità in Allium cepa, è stato evidenziato un effetto genotossico in tutti i campioni, espresso come frequenza di aberrazioni cromosomiche totali e per ogni fase mitotica. In particolare, la fase più suscettibile è risultata la metafase. E in aggiunta si può notare come ci sia un andamento decrescente dell'effetto genotossico lungo la filiera idrica, quindi partendo dal campione A, andando poi verso il campione D. In conclusione, questo lavoro è stato ed è ancora l'intersezione di diverse aree disciplinari, quindi di ingegneria ambientale, a cui appartengo, e di biologia. Ha permesso l'integrazione delle analisi chimiche con saggi biologici. In più possiamo dire che questi saggi
possono rappresentare degli utilissimi strumenti di indagine per integrare le conoscenze sulla qualità dell'acqua trattata negli impianti di potabilizzazione, per fornire informazioni riguardo la tossicità, la genotossicità lungo la filiera dell'impianto. Possono aprire la possibilità di mettere in relazione l'abbattimento delle concentrazioni di sostanze inquinanti, quindi non solo il PFAS, e i risultati dei saggi biologici. Infine, possono anche fornire degli strumenti decisionali ai gestori dei servizi idrici per garantire acqua potabile monitorata ad ogni trattamento. Vi ringrazio per l'attenzione. Giada, non hai microfono. Grazie Laura. Ecco, pregherei adesso al Barano e ai collaboratori di far partire le immagini. La presentazione Sediment Remediation Technologies, A Perspective from Species Sensitivity Distribution. Non vedo. Io non vedo. Nessuno vede in questo momento perché non abbiamo la persona che si sta presentando. Richiamiamola un attimo, per favore. Ok, mi sentite? Ora sì. Ok, non andava il microfono, non so perché. Ok, quindi condivido un attimo lo schermo. Vedete? Ok. Ok. Posso? Vuoi lanciare e partire? Sì, sì, vai. Ok, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie mille per l'invito. Io sono Luisa Albarano, dottoranda in biologia in cofinanziamento tra la Stazione Zoologica di Napoli e l'Università Federico II. Oggi vi presento questo lavoro invertito, vabbè, quello di dopo. Vabbè, parlo prima di questo, scusate. Vi presento questo lavoro dove praticamente abbiamo valutato i possibili effetti sul riccio di mare Paracentrotus lividus di sedimenti debolmente contaminati da idrocarburi policiclici aromatici e bifenili policloruriti. In particolare quello dei sedimenti inquinati, come avete insomma già un po' parlato prima durante l'introduzione, sono un problema molto importante non solo per l'ecosistema quindi marino, per l'ambiente marino, ma anche per l'uomo. Infatti i sedimenti, oltre a poter accumulare gli inquinanti in seguito ad eventi perturbativi di origine naturali, quali per esempio le maree o di origine antropica, quali il dragaggio, possono praticamente risospendere questi inquinanti che poi inevitabilmente tramite la rete trofica vanno a finire insomma sulle nostre tavole e quindi ad essere un problema anche per l'uomo. Tra i contaminanti sicuramente più comuni presenti nei sedimenti ritroviamo idrocarburi policiclici aromatici e bifenili policlorurati. Al nostro lavoro abbiamo voluto valutare quelli che potessero essere gli effetti di questi due inquinanti a concentrazioni subcroniche, quindi bassissimo, sul riccio di mare. Precisamente abbiamo messo in atto un sistema chiuso costituito da 12 vasche di 55 litri l'una, contenente quindi acqua salata prefiltrata e riempite con 10 litri di sedimento che tramite analisi granulometrica mostrava un tipico profilo sabbioso. In particolare avevamo quattro condizioni sperimentali, quindi tre vasche con acqua, sedimento e PCB alla concentrazione 0,15 microgrammi litro, tre vasche con acqua, sedimento e IPA alla concentrazione di 192 microgrammi litro e poi due tipi di controllo diverso. Vasche che contenevano solo acqua e vasche con acqua e sedimento. Perché questo? Per evitare, insomma, per appurare proprio che non lo stesso sedimento, che quindi di origine artificiale, non avesse lo stesso quindi degli effetti sul riccio. In ogni vasca sono stati inseriti 10 ricci, di cui 7 femmine e 3 maschi, esposti per 2 mesi a queste condizioni. Alla fine di questa esposizione è stato valutato il biaccumulo in 3 tessuti diversi, quindi in teca, gonadi e intestino del riccio, e poi da questo stesso riccio sono stati prelevati i gameti, quindi fatta fecondazione e seguito lo sviluppo embrionale, ed è stato visto a pluteo stage, quindi a 48 ore, quali potessero essere gli effetti sia dal punto di vista embriotossicologico che genotossicologico.
Come potete vedere, alla fine insomma, dei due mesi, queste due esposizioni non hanno avuto un effetto sulla mortalità, quindi sulla sopravvivenza dei ricci adulti. E alla fine, però, il biaccumulo è stato ritrovato solo in teca, solo in teca e gonadi, e riguardava solo DIPA. Il biaccumulo di PCB non è stato insomma ritrovato, e diciamo che presumibilmente si potrebbe ricondurre alle bassissime concentrazioni che comunque sono state testate e anche al tempo di esposizione, perché da letteratura comunque si può appunto evincere che serve un'esposizione più lunga per avere un biaccumulo di PCB. Però dal punto di vista embrionale, quindi nel momento in cui abbiamo prelevato i gameti, fatto fecondazione e quindi seguito i pluti, gli embrioni a pluto stage, abbiamo potuto notare, come potete vedere, che gli IPA erano capaci di procurare un aumento significativo di malformati rispetto ai controlli, e che i PCB invece procuravano un aumento di embrioni ritardati, con una piccola percentuale di embrioni fermi a gastrula stage. Anche dal punto di vista molecolare, insomma, come abbiamo già detto, siamo andati a valutare questi tipi di effetti. Infatti, tramite analisi trascrittomica, quindi con RNA sequencing, è stato praticamente visto che queste due esposizioni procuravano un'espressione differenziata di diversi geni risultati che sono stati ancora di più validati tramite real time, andando a valutare la variazione di circa 62 geni che erano già presenti nel mio laboratorio e precedentemente isolati in risposta ad alcune tossine naturali. In conclusione, quindi, possiamo dire che questi due inquinanti a queste concentrazioni così basse non hanno avuto effetto sulla sopravvivenza del riccio, ma abbiamo potuto riscontrare solo un biaccumulo in due tessuti quali gonadi e teca, che però dal punto, sugli embrioni provenienti da questi ricci esposti per due mesi abbiamo avuto sia malformazione malformazioni che ritardo, e anche dal punto di vista insomma genotossico abbiamo avuto dei risultati, perché riuscivano a variare l'espressione genica di diversi geni. Grazie mille. Grazie Luisa. Presentazione. Ma ce grazie l'avevo. Luisa, per essere stata perfettamente nei tempi. Do la parola a Giovanni Libralato. E in realtà sono sempre io. Cioè le presento ah, sì, giusto, ok. Subchronic effects of slides, PAH and PCB contaminated mesocomps in Paracentrotus lividus, a multi-endpoint approach and de novo transcriptomic. Prego. Ok, il titolo che ho appena letto era quello che ho appena insomma valutato, ho invertito io le due cose. Sediment remediation technology. Okay. Va bene, non mi ripresento perché sono sempre io, solo che questa volta vi ringrazio comunque di nuovo per l'invito. Questa volta invece vi parlerò di uno studio prospettico, insomma vi darò una sorta di prospettiva su quella che potrebbe essere la distribuzione della sensibilità della specie a vari tipi di metodi di remediation. Come detto prima... Dottoressa, va ricondiviso lo schermo, deve ricondividere. L'ho ricondiviso, no? No, sto vedendo lei che parla. Le ho tolto io la condivisione perché pensavo avesse finito. Ah, ok, non sapevo. Quindi, ecco. Vedete? Posso mandare? Sì. Va bene, vedete? Sì, perfetto. Sì, sì, parti pure, vai. Ok, questa era la slide di prima, ok. Come ho detto prima, quello dei sedimenti contaminati è un problema, ma non solo appunto per l'ambiente marino, quindi acquatico, ma anche per l'uomo. Ed è per questo che negli anni sono stati, insomma, esaminati vari tipi di metodi di remediation. Purtroppo però quello che è stato visto è che anche questi tipi, questi metodi, soprattutto se applicati in situ, possono avere non pochi effetti sul biota. E quindi in questo studio abbiamo proprio siamo andati proprio a raccogliere tutti i dati sui possibili effetti negativi che alcuni metodi di remediation, quali il carbone attivo, il ferrolano zero valente, l'apatite, la zeolite e l'organoclei, potessero avere sulle specie acquatiche, sia di acqua dolce che di acqua salata.
Specificamente cosa abbiamo fatto? Sono stati ritenuti dati tossici tutti gli effetti rilevati ad alcuni endpoint che sono stati esaminati in questi paper revisionati, ed erano la mortalità, la riduzione della crescita, di accumulo e la riproduzione. Siccome i dati ritrovati per apatite, zolite ed organoclei erano scarsi, abbiamo deciso di tenerli insieme e di considerare questi tre metodi come un unico gruppo. Inoltre, siccome questi dati sono stati raccolti a concentrazioni diverse, tutti questi effetti, quindi questi dati tossici, sono stati dapprima divisi per range di concentrazione, tenendo conto comunque anche del buon range, quindi dell'intero range ritrovato. Poi abbiamo deciso di rappresentarli secondo due metodi, o come dei raw data, quindi dati brutti così come sono stati estrapolati dai paper revisionati, quindi senza ulteriori manipolazioni, oppure come predicted data. Cosa è stato fatto? Per ogni range di concentrazione, quindi anche per il buon range, è stata calcolata una concentrazione media, e a quella concentrazione media sono stati calcolati i predicted data usando un calcolo proporzionale. Tutti i dati che venivano appunto rappresentati come raw data, come predicted data, sono stati log trasformati, e il rischio ad esso associato è stato rappresentato, valutato come una distribuzione cumulativa. Gli HC5 e gli HC50 sono stati calcolati secondo le equazioni riportate da Eldenburg e Snob del 1993. Io qui vi ho riportato i dati riguardanti il buon range per avere, insomma, visto il tempo breve, una panoramica totale. E nel momento, innanzitutto, soffermandoci un attimo su quelli che erano i raw data, quindi il grafico che avete alla vostra sinistra, il grafico A, come si può vedere, i batteri sono sicuramente il gruppo di specie più sensibile, mentre i crostacei risultano essere i meno sensibili. E guardando le tre curve di distribuzioni, possiamo praticamente dire che sono quasi del tutto sovrapponibili, fatta eccezione per i batteri, che hanno mostrato una più alta sensibilità, una sensibilità significativa per il ferro nano zero valente rispetto ad organoclea, apatite e zeolite, mentre i crostacei hanno invece mostrato sempre una sensibilità significativa per il ferro nano zero valente rispetto al carbone attivo. Inoltre, se invece andiamo a guardare la rappresentazione fatta per i predicted data, quindi il grafico B sulla destra, le notizie che comunque possiamo estrapolare sono diverse. Innanzitutto, se guardiamo, le tre curve non sono più sovrapponibili, ma la curva del carbone attivo è praticamente tutta spostata verso la sinistra del grafico, indicando una più bassa tossicità di questo tipo di remediation rispetto per esempio ad organoclei, apatite e zeolite, che è tutta spostata verso destra, quindi è molto molto più tossica. Dati che sono stati confermati andando a guardare gli HC5. Infatti l'HC5... Luisa, perdonaci, ma hai già superato il minuto abbondante del tempo. Vabbè, avevo finito, ok. È risultato essere il più tossico, è l'unica cosa che secondo i GHS criteria, l'organoclea, apatite e zeolite ha mostrato sia tossicità acuta che cronica, mentre gli altri due non sono considerati ad alto rischio. E questo ci rincuora perché sono tra i metodi di remediation più usati. Scusate, grazie mille. Grazie, e adesso prego Siciliano, collaboratori, di lanciare la loro presentazione: Toxicity and Genotoxicity of Cerium, Gadolinium, Lanthanum and Neodymium on Phosphosynthetic Organisms due to different pH levels. Buon pomeriggio a tutti. Sono Antonietta Siciliano dell'Università di Napoli Federico II e appunto parlerò di uno studio della tossicità e della genotossicità degli elementi delle terre rare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene, vai pure. Gli elementi delle terre rare sono considerati i minerali del futuro e rappresentano oggi la chiave per le tecnologie più avanzate. Sono un gruppo di 17 elementi chimici nella tavola periodica, di cui 15 lantanidi, a cui poi dopo si aggiungono scandio e ittrio per le caratteristiche e proprietà chimiche molto simili agli altri lantanidi. Il nome terre rare però è un termine improprio. Se si pensa alle abbondanze crostali di cerio e lantanio più
più abbondanti tra i lantanidi, si scopre che nella crosta terrestre sono paragonabili ai comuni metalli come rame, piombo, zinco, e quindi il termine raro si riferisce al fatto che le terre rare non si concentrano nei depositi di minerale puro come ad esempio l'oro, ma sono spesso estratti da altri depositi di minerali come ad esempio la bastonasite e la monazite. Il campo delle applicazioni delle terre rare è molto ampio, dall'agricoltura all'elettronica alla medicina, e dunque la crescente domanda di tali elementi negli ultimi anni ha sollevato problemi legati all'ambiente e all'impatto che possono avere i processi di lavorazione di tali elementi. Infatti, per la loro estrazione e raffinazione sono richieste grandi quantità di acidi corrosivi oppure altre sostanze cancerogene che possono penetrare nei bacini idrici, provocando così l'acidificazione degli ambienti. La loro tossicità e i problemi ambientali legati alla loro estrazione e produzione, come ad esempio le acque acide di miniera oppure l'alterazione dei loro cicli biogeochimici, sono stati ancora parzialmente esplorati, spesso a concentrazioni non rilevanti dal punto di vista ambientale. Ci sono molti studi che dimostrano la presenza delle terre rare come inquinanti nei terreni, nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e persino nelle acque di rubinetto. Le concentrazioni dei lantanidi segnalate però si aggirano intorno ai nanogrammi litro. Tuttavia, negli effluenti minerari e industriali, dove il pH tipico di queste acque è inferiore a 5, le concentrazioni possono arrivare anche a centinaia di milligrammi litro, quindi a molte volte i normali livelli di fondo. Ed è da notare che solo pochi casi studio hanno evidenziato che il basso pH, come ad esempio quello dei reflui di miniera, possono aumentare la tossicità degli elementi delle terre rare. Quindi questo studio ha mirato a valutare gli impatti del pH sulla tossicità delle terre rare, e in particolare gli effetti avversi di quattro elementi: il cerio, il lantanio, il gadolinio e il neodimio, considerando due valori di pH, il pH 4 e il pH 6, su diversi organismi fotosintetici, la Rapidocelis subcapitata, il Lepidium sativum e la Vicia fava per il test del micronucleo. Nella figura a sinistra sono riportati i dati relativi all'esposizione dell'Lepidium sativum ai due differenti pH. Tutte le quattro terre rare hanno riportato tutte un calo dell'indice di germinazione rispetto alle condizioni del gruppo di controllo. Il valore più basso dell'indice di germinazione è relativo al trattamento con il neodimio a circa 6 mg litro, al pH 4 con un 42% di indice di germinazione, mentre l'effetto di inibizione meno marcato riguarda il lantanio. Il confronto relativo ai trattamenti con i due differenti pH indica valori non statisticamente differenti. Solo alle concentrazioni più elevate di neodimio e gadolinio sono state evidenziate delle differenze significative nella germinazione a pH 4 rispetto a pH 6. A destra invece sono riportati i risultati relativi all'esposizione di Rafidocelis subcapitata ai due differenti pH. Per il cerio e il neodimio i valori di EC50 ottenuti non sono stati marcatamente differenti. Per il lantanio invece si è avuto un minor valore di EC50 calcolato per l'esposizione a pH 6. Viceversa per il gadolinio, che si è dimostrato l'elemento più tossico, con un valore di EC50 di 0,3 mg litro a pH 4. Per quanto riguarda invece la vicia fava, in tutti i casi si è riscontrata una frequenza di micronuclei per tutte le esposizioni maggiore rispetto al gruppo di controllo. Al pH 6 il cerio e il neodimio sono risultati statisticamente non differenti rispetto alla frequenza dei micronuclei rilevata nei gruppi di controllo. Il lantanio e il gadolinio invece hanno mostrato una frequenza di micronuclei due volte superiore rispetto al controllo negativo. La genotossicità di
riscontrata comunque al pH 4 è stata generalmente più elevata per tutte le terre rare, e il valore più elevato si è riscontrato per il gadolinio. Quindi a prima vista i nostri risultati sembrano continuare a supportare l'idea che gli elementi delle terre rare possono essere considerati estremamente pericolosi per l'ambiente. Questi risultati preliminari hanno indicato che l'ordine di tossicità per gli organismi testati è stato il gadolinio, seguito poi dopo dal neodimio, dall'antanio e in seguito al cerio, che è risultato l'elemento meno tossico. Le condizioni di pH acido, che in genere favoriscono la solubilizzazione delle terre rare, cambiando quindi le soglie di tossicità, hanno evidenziato un aumento della tossicità solo in pochi casi, come ad esempio per il gadolinio per la Raphidocerise subcapitata e il Lipidium sativum, un aumento della genotossicità per tutte le terre rare. Data la variabilità dei dati che ha offuscato qualsiasi conclusione nei nostri esperimenti, è necessario studiare quindi una gamma più ampia di organismi e di condizioni di pH differenti al fine di valutare gli impatti della contaminazione da terre rare con maggiore certezza. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, direi di procedere celermente perché stiamo accumulando. Oliva, saggio di sviluppo larvale nel Serpulide Phycomatus enigmaticus, Phycopomatus enigmaticus, effetto di nanotubi di carbonio ed elementi in traccia in popolazioni di provenienza atlantica e mediterranea. Buon pomeriggio a tutti, condivido subito lo schermo. Bravo, ecco. Perché? Eccomi, vedete? Vedete sì, la presentazione? Lancia pure, vai. Allora, buon pomeriggio a tutti, rinnovo il mio saluto e come ha introdotto la dottoressa, oggi vi presento un lavoro svolto dal Centro Universitario di Biologia Marina in collaborazione con l'IBPR di Firenze e l'Università di Aveiro, volto a valutare la risposta del Serpulide Phycopomatus enigmaticus di provenienza atlantica e mediterranea in seguito all'esposizione dei nanotubi di carbonio e degli elementi in traccia. Entrambi sono considerati contaminanti di rilevanza emergente, i primi in quanto sono contaminanti riconosciuti, ma che sono attualmente oggetto di studio a causa del loro possibile impatto ambientale. Differentemente, gli elementi in traccia sono considerati contaminanti classici, la cui rilevanza però deve essere rivisitata a causa di cambiamenti di notevole entità, come nel caso dei cambiamenti climatici. Nel presente lavoro, gli organismi sono stati campionati in due siti diversi, presso il fiume Morto, come vedete nelle figure A e B, il fiume Morto nel parco regionale di San Rossore ed l'area di Aveiro in Portogallo, ed la tossicità dei contaminanti selezionati, quindi nanotubi di carbonio e degli elementi in traccia, è stata valutata mediante il saggio di embriotossicità o il saggio di sviluppo larvale, dove al termine delle 48 ore di esposizione sono state valutate larve correttamente sviluppate, come possiamo vedere nell'immagine in basso a sinistra, e rispetto alle larve malformate, ne abbiamo due esempi in alto a sinistra e in basso a destra, e oppure casi di larve che hanno iniziato la divisione ma che non hanno completato lo sviluppo, come nel caso della in alto a destra. Prima di poter effettuare il test, è stato innanzitutto il nanomateriale utilizzato, è stato caratterizzato mediante la tecnica del DLS, dove sono state caratterizzate le dimensioni degli aggregati formatisi all'aumentare le concentrazioni del nanotubi di carbonio in soluzione, preparati in acqua di mare a preparata DOC, indicata con la lettera C in tabella, e in acqua di mare invece utilizzata per il test, indicata con la lettera E in tabella. Inoltre, prima di poter confrontare le determinate risposte ottenute dall'esposizione ai diversi contaminanti, è stato necessario verificarne l'appartenenza degli organismi prelevati in due aree alla stessa specie. Per questo motivo, gli organismi sono stati sottoposti ad analisi molecolari, dove estrapolando una sequenza di citocromo B ossidasi, confrontandola con le sequenze presenti in GenBank, è stato possibile ottenere il seguente albero filogenetico, come vediamo in figura, dove tutti gli organismi campionati, indicati e cerchiati in rosso, hanno determinato l'appartenenza allo stesso gruppo, quindi al stesso proprio tipo 1, e di conseguenza alla stessa specie Phycomatus enigmaticus. Una volta appunto accertata l'appartenenza alla stessa specie, è stato possibile confrontare le risposte e i risultati ottenuti.
In tabella qui vi ho fornito entrambi i risultati ottenuti, sia per quanto riguarda le curve concentrazione risposta in seguito all'esposizione del carbone nanotubo, del nanomateriale, e sia in termini di percentuale di corretto sviluppo in seguito all'esposizione con gli elementi in traccia. Nel primo caso è possibile vedere come tra le due popolazioni non vi sono differenze da statisticamente significative. L'unico dato molto particolare ottenuto è quello dell'ultima concentrazione dei nanotubi di carbonio, dove le larve correttamente sviluppate risultano essere leggermente superiori rispetto alla concentrazione immediatamente precedente, molto probabilmente dovuta ad una formazione di aggregati del nanomateriale e quindi ad una diversa interazione con le larve. Nel caso invece degli elementi in traccia, le curve concentrazione e risposta sono state riportate in grafico e delle significatività indicate con l'asterisco. Qui vi ho riportato anche il confronto di EC10 e EC50 nelle due diverse aree campionate, Italia e Portogallo, per quanto riguarda quelli che sono invece gli elementi in traccia selezionati. Per poter spiegare i risultati, quindi i diversi valori di EC50 ottenuti dal saggio di endoplasticità, è stato necessario anche effettuare la quantificazione degli stessi elementi in traccia nelle diverse aree di campionamento, quindi sempre Fiume Morto e Tria di Aveiro, ed inoltre effettuare anche una quantificazione di quelli che sono gli elementi in traccia negli interi tessuti di organismi e nei tubi calcarei. I risultati più simpatici e anche più interessanti sono stati quelli per quanto riguardanti la concentrazione tissutale degli elementi in traccia considerati. Infatti, e potrebbero essere utili per spiegare i diversi C50 ottenuti. Infatti, laddove le concentrazioni degli elementi in traccia dovevano essere più elevati a livello tessutale, ne deriva direttamente una diversa C50 tra le diverse popolazioni riscontrate. Quindi di conseguenza le spiegazioni di questo comportamento potrebbero essere molteplici, ma sicuramente una possibile ipotesi è che gli organismi abbiano trasferito una sorta di resistenza dagli adulti ai gameti, determinandone così una maggiore sensibilità delle larve a quel determinato contaminante. Ovviamente maggiori studi sono necessari per spiegare e per capire a meglio il fenomeno. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a te. Allora diamo la parola a Patrizia Guidi, che speriamo ci faccia recuperare un pochino di tempo, con Microplastics and Car Tire and In Vivo Exposure on Freshwater Fishes. Sì, buon pomeriggio a tutti. Sto cercando di condividere lo schermo. Ecco qua. Non vedete ancora la presentazione, no? Allora. Se una Guidi posso aiutarla? Sì, sono andata su condividi schermo. Sì, e poi le si apre una schermata dove dovrebbe aver già aperto il PowerPoint sotto e deve cliccarci sopra, perché ancora non vediamo la condivisione. Io ho aperto il PowerPoint sotto, non in modalità presentazione, sì. Però nel condividi schermo, eppure avevo provato stamattina con Zoom. Ecco, adesso è andata. Aiuto! È andata in loop perché ha ricondiviso il primo schermo. Ok, allora faccio nuova condivisione. Sì, ha sbagliato a cliccare. Scusate. Allora. Non so, un suggerimento perché non sono. Aspetti un attimo, vedo se posso. Io ho. Guardi, facciamo così. Patrizia Guidi, giusto? Sì, io ho la allora. Presentazione. Le lancio io la presentazione. No, però aspetti, quella che sta lasciando è del pomeriggio, perché questa è a nome Frenzilli. Capisco. Questa è quella del pomeriggio, sempre a mio nome, ma adesso invece è stata inviata in sede di iscrizione a nome Frenzilli, quella da visualizzare. Frenzilli, ok. Allora aspetti un attimo. Sì, è questa? Sì, giusto. Allora grazie mille. Un attimo solo, aspetti un attimo per favore. Certo, io sono.
le do anche la possibilità di condividere il controllo. Va bene. Ok. Controllo remoto. Il suo nome, per gentilezza, me lo ridica? Mi sono perso. Mio Guidi Patrizia. Guidi, giusto? Sì, Guidi, giusto. Allora, Guidi Patrizia. Ok, dovrebbe averci il controllo remoto. Scenda con il mouse in basso, ci sono quelle freccine, le vede? Sì, clicchi sopra, sì. Perfetto. Benissimo, grazie a tutti, scusate per il disguido tecnico, cercherò di recuperare. Dunque, come già introdotto oggi pomeriggio, ma anche nella sessione iniziale di ieri, soprattutto in tempo di pandemia, l'inquinamento da plastica è considerato una delle principali questioni ambientali attuali. Le microplastiche, di cui è già stata data una definizione, sono diventate una presenza costante nell'intero comparto acquatico, non solo marino e oceanico, ma anche nelle acque dolci, rappresentando quindi un rischio per la salute umana ambientale. Rischio rappresentato anche dagli additivi aggiunti in fase di produzione delle plastiche e dagli inquinanti che possono associarsi alle microplastiche e essere rilasciati quindi in ambiente. Allo scopo quindi di contribuire allo scopo quindi di contribuire nel campo della ricerca sulle microplastiche, in collaborazione con l'Università di Göteborg presento uno studio in fase preliminare, il cui scopo è quello di studiare il possibile effetto a seguito di esposizione cronica di microplastiche di vario tipo e frammenti di pneumatici su un pesce di acqua dolce. Scusate, però questo controllo dal remoto non aiuta. La slide da vedere è quella precedente. Ok, la specie utilizzata è il pesce persico. Gli esemplari sono stati esposti a un mix di 5 diversi polimeri: polistirene, polietilene, policarbonato, PVC e poliuretano, in copresenza o meno di frammenti derivati dalla frantumazione di pneumatici di automobili. E i materiali sono stati mescolati con il sedimento posto poi nelle diverse vasche, ad una concentrazione di circa 10.000 particelle su chilogrammo di peso secco di sedimento. Sono stati allestiti 2 tempi sperimentali di 4 e 7 mesi. Per quanto riguarda l'Università di Göteborg, sono state studiate, sono in corso anzi, le valutazioni di stress ossidativo, in particolare attività AROD, attività dei glutatoni riduttasi, acetilcolinesterasi. Per quanto riguarda invece su fegato, per quanto riguarda invece l'Università di Pisa, è stato eseguito il SATOMES-6 su eritrociti di sangue periferico del pesce, al fine di valutare il danno di tipo cromosomico in termini di frequenza di micronuclei e di anomalie morfologiche nucleari. È stata anche valutata variazioni nel tasso di proliferazione cellulare e insorgenza di eventi apoptotici. Passando ai risultati, in termini di cellule binucleate è stata osservata una diminuzione della proliferazione cellulare nei diversi tempi di esposizione. È stata osservata quindi una riduzione della, appunto, proliferazione cellulare al più lungo dei 2 periodi di esposizione. In termini invece di cellule apoptotiche, un aumento del tasso di apoptosi è stato osservato al tempo di esposizione più lungo. Nell'esposizione cronica, né a 4 mesi né a 7 mesi, sono state evidenziate differenze tra i gruppi in termini di frequenza
presenze di cellule micronucleate o anomalie nucleari negli eritrociti, paragonando i diversi gruppi sperimentali, mentre i risultati preliminari mostrano un incremento nell'attività AEROD nel gruppo esposto a microplastiche, sebbene un significativo decremento nell'attività dei glutatoni reduttasi. Concludendo, come prospettiva, essendo ancora in fase preliminare, chiaramente c'è quella di investigare con delle correlazioni tra i dati dei risultati dell'Università di Pisa e svedese, gruppo svedese, un possibile meccanismo di interferenza del ciclo cellulare dovuto alle esposizioni e ai tempi di esposizione, sia in termini di studio della proliferazione, ma anche attivazione di pathway apoptotici. Vi saluto e mi scuso per i problemi tecnici. Quindi anche per uscire immagino che avrò bisogno, ecco, del vostro aiuto. Grazie. Grazie mille. Allora recuperiamo con Yannilli. Yannilli dell'IMA Gamarit System as methodological approach for the ecotoxicological evaluation of microplastics on freshwater biota and the assessment of entry points into food chains. Eccomi, vedete la presentazione? Sì, vai pure, okay. Lancia, sì. Ok, mando schermo intero. Eccoci. Allora, buonasera, sono Valentina Iannilli dell'Enea, Laboratorio di Biodiversità e Servizi Ecosistemici. Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con i colleghi del CNR IRET. Diciamo che più di un vero e proprio lavoro, qui proponiamo un sistema, uno strumento di analisi che riteniamo utile nella valutazione ecotossicologica della contaminazione da microplastiche in ambienti dulcacquicoli e l'ingresso delle microplastiche nella catena trofica. E come sappiamo bene, la contaminazione da microplastiche è ormai ubiquitaria, il problema è ovviamente la persistenza di questi materiali nell'ambiente, che ritroviamo in tutte le matrici ed anche nel biota. Le dimensioni fanno sì che possano essere ingerite dagli animali anche appunto di piccole dimensioni, provocando problemi meccanici, occlusioni, ostruzioni, senso di sazietà e quindi conseguenze che ancora sono state poco indagate. Ma queste microplastiche possono essere anche intrappolate, aderire sulle piante e quindi attraverso queste essere trasferite ai livelli trofici successivi. E il fatto poi di essere vettori di altri contaminanti presenti sulla superficie e rilasciare nell'ambiente i costituenti, plastificanti, ftalati, bisfenoli, fa sì che siano ancora più preoccupanti dal punto di vista tossicologico. E sono soprattutto le microplastiche di piccole dimensioni ad essere preoccupanti, parliamo di microplastiche di dimensioni inferiori ai 100 micron, perché sono più facilmente trasferibili nel biota. Il monitoraggio però di queste microplastiche nell'ambiente dipende anche dalla disponibilità di bioindicatori attraverso i quali sia possibile misurare la presenza e gli effetti e che possano avere possibilmente ruoli trofici differenti. Il sistema che proponiamo utilizza due specie, una pianta acquatica flottante, la lenticchia d'acqua Lemna minor, e un crostaceo anfipode Echinogamma rus veneris, una specie quindi un produttore primario e un consumatore, in particolare parliamo di un detritivoro. Lemna, come sappiamo bene, è un riconosciuto bioindicatore usato in saggi ormai standardizzati, lo stesso si può dire anche per i gammari, per i quali però le specie utilizzate per quanto riguarda le acque dolci non appartengono, per quanto riguarda i test standardizzati, non appartengono alla nostra fauna ed hanno quindi una valenza ecologica per le nostre acque relativa. Noi invece proponiamo l'utilizzo di Echinogamma rus veneris, che è una specie circummediterranea e che abbiamo recentemente utilizzato in diversi studi per la valutazione della tossicità sia di matrici ambientali che di contaminanti. L'approccio metodologico che proponiamo prevede l'esposizione
esposizione alle microplastiche di entrambe le specie per la valutazione degli effetti e poi l'utilizzo della lemna contaminata, quindi esposta già alle microplastiche, per l'alimentazione degli Echinogammarus, per valutare quindi la possibile, oltre agli effetti, anche il possibile ruolo delle piante nel trasferimento delle microplastiche nella catena trofica. La valutazione degli effetti in lemna avviene attraverso l'utilizzo di uno strumento tecnologico messo a punto nei laboratori del CNR IRET, che viene denominato ETPT, Ecotox Photosystem Tool. Questo sistema consente di misurare in tempo reale ed in maniera non distruttiva l'accrescimento della pianta e lo stato fisiologico dei fotosistemi e fornisce quindi una valutazione contemporanea di diversi endpoint legati alla biometria, alla biochimica e alla fisiologia delle piante. Negli anfipodi, invece, quello che andiamo ad analizzare è un possibile effetto a livello metabolico attraverso il dosaggio del glucosio, del glicogeno e dei lipidi, effetti sui sistemi di detossificazione attraverso la determinazione del contenuto di glutatione ridotto ed anche effetti sul DNA, quindi attraverso il COMET-6 andiamo a valutare un possibile danno al DNA come frammentazione del DNA stesso. Questi sono i test che facciamo per valutare gli effetti. Poi, siccome abbiamo valutato che abbiamo dimostrato in diverse specie di anfipodi che sono in grado di assumere in condizioni naturali, quindi dall'ambiente, le microplastiche, perché le abbiamo ritrovate in diverse specie ed anche in Echinogammarus veneris, l'esperimento successivo sarà quello di mettere insieme appunto la lemna contaminata con gli anfipodi e poi andare a valutare all'interno degli anfibodi del tubo digerente la eventuale presenza di queste microplastiche trasferite dalle piante. Vi ringrazio. Allora, grazie. Ecco, ora chiedo gentilmente a De Felice di lanciare appunto la presentazione che rientra nel gruppo Premio Matranga, Evaluation of Ingestion and Effects of Polyethylene Terephthalate Microplastics on Tubantic Invertebrates with Different Feeding Strategies. Quindi 10 minuti, ricordo. Vedete il mio schermo? Si vede. Ok, perfetto, ora l'ho lanciato a presentazione. Dovrebbe diventare. Metti schermo intero e parti, vai, ok. Io ho cliccato, ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere qui a ascoltarmi. Io sono Beatrice De Felice dall'Università degli Studi di Milano e vi parlerò di uno studio che ho effettuato durante il mio dottorato inerente alla valutazione dell'ingestione e dei potenziali effetti negativi indotti da microplastiche di polietilene terephthalato in due organismi bentonici aventi differente strategia di foraggiamento. Come abbiamo sentito in numerose presentazioni in questa sessione, le microplastiche sono ormai un problema ambientale sia per quanto riguarda l'ambiente acquatico che terrestre. Per quanto riguarda l'ambiente acquatico, numerosi studi si sono solamente focalizzati sulla valutazione delle cosiddette microplastiche che fluttuano, ovvero di tutte quelle microplastiche che, avendo una densità inferiore dell'acqua, una volta in ambiente tendono a permanere nella colonna. Ma invece vi è stato, rispetto all'attenzione che è stata data alle microplastiche che fluttuano, una disattenzione, diciamo, verso quelle microplastiche che affondano, ovvero le microplastiche che, avendo una densità maggiore di quella dell'acqua, una volta in ambiente tendono ad affondare e possono quindi ritrovarsi a livello dei sedimenti dei nostri mari e degli oceani a livello globale. Di queste, inoltre, è importante dire come recenti studi hanno affermato come probabilmente vi è una sottostima della presenza delle valutazioni di queste microplastiche a livello del sedimento. E quando si parla di microplastiche che affondano, un perfetto modello è rappresentato di queste microplastiche è rappresentato dal polietilene terephthalato, una plastica che è utilizzata quotidianamente, in quanto basti ricordare che è quella delle bottigliette d'acqua, e avendo una densità maggiore di quella dell'acqua, una volta giunto in ambiente, tende ad affondare.
Infatti è stato dimostrato da alcuni studi come una delle microplastiche riscontrate maggiormente a livello del sedimento sia appunto il PET, ovvero il polietilene terettalato. Ma cosa succede? Cioè, una volta che il PET è a livello dei sedimenti, quali sono i possibili effetti a livello degli organismi bentonici? Questa è la domanda che ci siamo posti e quindi lo studio, il motivo per cui, scusate, abbiamo effettuato questo studio, quindi volta all'investigazione prima di tutto della capacità di ingestione e digestione e successivamente dei potenziali effetti negativi indotti da microplastiche irregolari di PET utilizzando due organismi marini bentonici con diversa strategia di foraggiamento. Abbiamo quindi scelto il riccio di mare paracentratus libidus, un raschiatore e un filtratore come la vongola Ruditapes filippinarum. Considerando, per fare questo studio, considerando la difficoltà di reperire uno standard di PET, abbiamo prodotto in casa il PET utilizzato per questo studio attraverso ripetuti cicli di congelamento in azoto liquido e triturazione. Quindi siamo partiti da uno standard di PET di più grosse dimensioni e abbiamo appunto effettuato queste triturazioni per ottenere poi delle particelle nel range dimensionale delle microplastiche. Come è stato effettuato l'esperimento? Allora, prima di tutto, entrambi gli organismi sono stati esposti per 7 giorni a queste microplastiche irregolari di PET e per quanto riguarda la vongola in beche sono state somministrate due concentrazioni microplastiche e al termine dell'esposizione abbiamo utilizzato branchie e ghiandola digestiva per le successive analisi. Per quanto invece riguarda il riccio, abbiamo effettuato un'analisi in acquario e la contaminazione è stata effettuata attraverso la dieta di questi organismi e sono state testate 3 concentrazioni. Il tessuto che abbiamo utilizzato per l'analisi è stato l'esofago. Quali sono quindi le analisi che abbiamo effettuato? Prima di tutto, come ho detto prima, abbiamo assaggiato la capacità di ingestione e digestione di queste microplastiche. Successivamente, a livello subindividuale, sono state assaggiate attraverso l'utilizzo di una batteria di biomarker di stress ossidativo i possibili effetti e la possibile modulazione, scusate, dello status ossidativo, quindi presenza di specie radicaliche dell'ossigeno, modulazione dei principali enzimi antiossidanti e detossificanti. Inoltre è stata anche valutata la possibile presenza di danno ossidativo tramite un'analisi di perossidazione lipidica. Per quanto riguarda invece il livello dei tessuti, abbiamo effettuato un'analisi istologica volta quindi alla valutazione dei possibili danni a livello dei tessuti. Passando ai risultati, l'ingestione di queste microplastiche è stata confermata per entrambi gli organismi. Quindi analisi microscopiche hanno confermato come sia la vongola che il riccio siano in grado di ingerire queste microplastiche. Inoltre è stata anche confermata l'egestione di queste microplastiche in quanto sono state visualizzate nelle feci, nelle pseudofeci delle vongole, le microplastiche appunto, scusate, e le microplastiche sono state ritrovate anche a livello dei pellet fecali dei ricci. L'ingestione e il transito di queste microplastiche in questi organismi potrebbe risultare in un'alterazione dello status ossidativo. Questa nostra supposizione è stata confermata per quanto riguarda la vongola solamente a livello delle branchie. Infatti questo grafico che vedete riguarda le branchie. Invece a livello della ghiandola digestiva non è stata riscontrata nessuna alterazione significativa. Quindi nella vongola si è osservata un'alterazione dello status ossidativo a cui ha fatto seguito la presenza di un danno ossidativo visualizzabile qui come danno ai lipidi. Questa situazione è stata confermata anche per il riccio, dove si è vista una alterazione dello status ossidativo nel tratto prossimale dell'esofago. A discapito di ciò che abbiamo riscontrato per la vongola, questa alterazione dello status ossidativo qui non è stata seguita da un danno ossidativo. Considerando quindi questa situazione di alterazione dello status ossidativo che potrebbe essere connessa al transito di queste microplastiche irregolari che quindi con la loro forma anche possiamo dire un po' appuntita potrebbero causare una situazione infiammatoria e danni ai tessuti, abbiamo analizzato appunto se i tessuti presentassero delle alterazioni.
A dispetto di quanto ci aspettavamo, non è stata riscontrata nessuna alterazione istologica né per le branchie né per la ghiandola digestiva delle vongole, e questa situazione è stata confermata anche per il riccio, dove non è stata appunto visualizzata nessuna presenza di un'alterazione istologica tra i controlli e gli esposti. In conclusione, possiamo quindi affermare come microplastiche irregolari di PET possano indurre effetti simili in questi due organismi bentonici, e come ovviamente sono necessarie ulteriori analisi per riuscire a capire meglio quali possano essere la reale, diciamo, tossicità di queste microplastiche, in quanto teniamo conto che l'esposizione è durata solamente 7 giorni. Quindi vi ringrazio molto per la vostra attenzione, spero di essere stata nei tempi. Benissimo, grazie. Grazie a te, perfettamente nei tempi. Dunque proseguiamo con questa ultima presentazione da sogno, direi, di Rizzi e collaboratori. First record of emerging contaminants in sponges of an inhabited island in the Maldives. Buongiorno a tutti. Allora, sto cercando di condividere. Ok, confermate che vedete la presentazione. Vediamo, lancia pure. Ok, ecco, ciao. Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Cristiana Rizzi dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e questo pomeriggio vi vorrei presentare i risultati di uno studio esplorativo che abbiamo svolto in collaborazione con il Mare Center alle Maldive, con l'obiettivo di valutare la presenza di una selezione di contaminanti emergenti in una sponda di un'isola maldiviana. Come già detto nella prima presentazione all'inizio di questa sessione, la presenza nell'ambiente acquatico di contaminanti emergenti, tra i quali farmaci e prodotti per la cura della persona, rappresenta un importante problema per gli ecosistemi marini, principalmente perché queste sostanze non sono regolamentate. Esse vengono continuamente introdotte in ambiente, non sono rimosse efficacemente dai sistemi di depurazione delle acque e possono avere un impatto negativo sugli organismi acquatici, e si pensa appunto possano anche contribuire a danneggiare la barriera corallina. Come area di studio è stata scelta l'isola di Mabudu, alle Maldive, che è un'isola non turistica, abitata da circa 850 persone, in cui ci sono due grossi problemi: la presenza di una discarica del tutto inappropriata e la mancanza di sistemi di trattamento delle acque reflue, che causano quindi un rilascio dei reflui direttamente in mare. Sono stati scelti due siti di campionamento, uno in prossimità di questa discarica, che è un sito caratterizzato da una barriera corallina in stato di degrado, e un secondo sito collegato invece a una distanza maggiore dall'isola, dove la barriera corallina è ancora in buono stato. In entrambi i siti sono stati prelevati dei campioni di spugne, che sono tra i più importanti gruppi faunistici associati alla barriera corallina nella Repubblica delle Maldive, che sono stati utilizzati come biomonitors di composti organici. Un piccolo frammento di sedemosponge è stato prelevato, spedito all'Università di Milano Bicocca, dove è stata messa a punto una metodica per l'analisi di alcuni farmaci che vedete elencati nella slide, caffeina, un repellente per insetti e una selezione di fragranze sintetiche. Tutti i composti analizzati, carbamazepina, diclofenac ed eritromicina non sono mai stati ritrovati nei campioni. Invece nel primo sito, quello in prossimità della discarica, i risultati hanno evidenziato la presenza di caffeina, repellente per insetti, farmaci e fragranze. In particolare la caffeina è il composto che ha mostrato le concentrazioni più alte, e la presenza di caffeina in ambiente è correlata all'uso umano, associata con l'inquinamento delle acque reflue, e infatti viene utilizzato come marker antropogenico della contaminazione delle acque di scarico domestiche. Recenti studi hanno dimostrato effetti acuti e cronici in organismi acquatici dovuti a residui di caffeina, ed è stato mostrato anche che questi residui appunto di caffeina possono avere effetti sugli organismi della barriera corallina, tra cui uno studio ha evidenziato lo sbiancamento per esempio degli anemoni.
Le concentrazioni che noi abbiamo ritrovato, tra l'altro, sono in linea con quanto ritrovato in letteratura da altri autori, ovviamente in altre zone. Tra le sostanze invece analizzate che appartengono alla classe dei farmaci, solamente fluoxetina e il suo metabolita norfloxetina sono stati ritrovati nelle spugne maldiviane, e come per la caffeina, solamente in questo primo sito vicino alla discarica. La fluoxetina è uno dei più prescritti antidepressivi, sempre più spesso ritrovato nelle acque superficiali, nelle acque di scarico a livello globale, e questo mette in evidenza appunto un costante input in ambiente. La fluoxetina è stata riconosciuta come uno dei farmaci più tossici in ambiente acquatico, con impatti negativi sul comportamento, la riproduzione e la neurofisiologia degli organismi marini. La norfloxetina, ovvero il suo metabolita, invece è stato ritrovato solamente in tracce. Per quanto riguarda i prodotti per la cura della persona, e nello specifico repellenti per insetti e fragranze sintetiche, questi sono frequentemente ritrovati in diverse matrici ambientali, in particolare il DET è l'ingrediente attivo di moltissimi repellenti per insetti commerciali, e le sue concentrazioni ritrovate appunto in questo sito sono dello stesso ordine di grandezza di quanto ritrovato da altri autori in organismi, per esempio nel Mar Rosso. E le sorgenti di questo repellente per insetti sono rappresentati da scarichi domestici e percolato delle discariche. Le fragranze sintetiche sono utilizzate invece in moltissimi prodotti per la cura della persona, vengono rilasciate in ambiente sia per evaporazione diretta dopo l'uso che per rivolatilizzazione dagli impianti di trattamento degli scarichi. E in questi campioni sono state ritrovate concentrazioni sorprendentemente alte di musk xilene, che è un composto molto persistente e bioaccumulabile, tanto che per esempio in Europa è stato bandito, ma sono state ritrovate anche galaxolide in tutti i campioni e il tonalide in un solo campione. E al contrario, il maschietone non è mai stato quantificato. I risultati che abbiamo ottenuto in questo primo sito ci sottolineano l'inefficienza dei sistemi di trattamento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico, con il conseguente rilascio di composti potenzialmente pericolosi direttamente nell'ambiente marino. Nel sito 2, invece il sito più lontano dall'isola, sono stati trovati solamente composti semivolatili che possono essere trasportati in atmosfera. Quindi il DET è stato ritrovato in concentrazioni molto simili al primo sito, quello vicino alla discarica, e la sua presenza ubiquitaria e le concentrazioni omogenee in queste due aree sono correlate alla sua abilità di essere trasportato in atmosfera. Tra le fragranze è stato rinvenuto nei campioni di questo sito solamente il galaxolide, generalmente la fragranza più abbondante in ambiente marino, ma è stato anche ritrovato in ambienti remoti grazie alla sua capacità di essere trasportato in atmosfera. Per via della sua lipofilicità, il galaxolide ha un alto potenziale di accumulo negli organismi acquatici e i pochi studi che sono stati rivolti a investigare gli effetti delle fragranze sintetiche sugli organismi acquatici hanno evidenziato che questi possono provocare diversi danni, tra cui stress ossidativo, modifiche nella struttura del DNA e possono anche agire come distruttori endocrini. La caffeina non è stata trovata in questo sito, probabilmente... Ti ricordo che siamo fuori tempo. Ho concluso? Allora, caffeina e farmaci non sono stati ritrovati e per concludere questo studio ha fornito la prima evidenza della presenza di contaminanti emergenti in organismi marini dell'arcipelago maldiviano, soprattutto in prossimità dell'isola, e questo dimostra la necessità di più efficaci sistemi di trattamento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico, perché questi inquinanti possono provocare dei danni alla struttura e alla funzionalità delle popolazioni, danneggiando la barriera corallina, che è un ecosistema assolutamente vitale e rappresenta anche un maggiore introito economico del paese. Quindi la conservazione di questo habitat dovrebbe essere di fondamentale importanza e dovrebbero essere sviluppate delle linee guida e dei test di questi composti nelle acque marine. Grazie mille per l'attenzione. Grazie a te. Allora, quindi si usano antidepressivi anche alle Maldive. Adesso passo la parola a Marco per tirar le fila della discussione. Io chiedo intanto grazie, perdonate il forte ritardo, ma tutti insieme avevamo deciso che volevamo che tutti potessero avere l'occasione di parlare, quindi ruberemo forse un qualche minuto alla pausa caffè, che tanto dovete farla a casa, quindi non vi cambia nulla. Se mi date veramente 4-5 minuti, le domande che non sono ancora state risposte in chat, e se volete ve le faccio direttamente. Non dico chi è il mandante, chi fa la domanda, poi se uno si vuole scoprire, ma dico a chi. Quindi una domanda per Luisa Albarano, in cui viene chiesto che tipo di sedimento è stato utilizzato per il mesocosmo.
Risposte rapide, cercate di stringere, grazie. Rapidissime. Se abbiamo una risposta o se c'è la persona, l'autore a cui è stata fatta la domanda. Passo all'altra, poi man mano. Mentre per Patrizia Guidi, la domanda è: potrebbe essere utile contare le microplastiche al momento del sacrificio del pesce per avere informazione sulla quantità ingerita, conoscendo la concentrazione nei sedimenti? Sì, ho visto la domanda in chat, grazie, anzi, e sì, sarebbe utilissimo perché, come poi ha anticipato Beatrice De Felice, la collega che mi ha presentato successivamente a me, è più maggiormente studiato la presenza delle microplastiche poi, diciamo, disperse nella colonna d'acqua rispetto a quelle del sedimento, quindi a maggior ragione sarebbe interessante. Delle esposizioni si sono occupati i colleghi svedesi, essendo però ancora gli animali sono stati sacrificati ma sono stati conservati, benché per quanto riguarda il sangue e il fegato sono stati processati, però nel resto dell'animale sicuramente verranno fatte queste tipologie di analisi. Grazie, non so se ho risposto a chi mi ha posto la domanda. Certo. Sono a disposizione comunque se ne vogliamo parlare. La prossima. Marco, non ti sentiamo più? No, io tolgo la telecamera ma sono presente se c'è bisogno. Grazie Patrizia. Non si sente. Non so, ma comunque ne erano state poste. Prudenza, che poi ha risposto in chat, però non so se si vuole discutere su quale motivo abbia indotto la scelta di usare gli eleutriati al 50%, se vuole rispondere così per tutti. Sì. Tra l'altro Isabella Buttina aveva anche chiesto approfondimenti sulle indagini biochimiche eventualmente pensate o già effettuate sull'eleutriato, sempre riferito a quella presentazione. Chi era il soggetto, scusa Giada, che doveva rispondere? La prima presentazione, Provenza. Ah, ecco. Penso che Provenza non sia presente perché è con l'ammonia in macchina. Ah. Esatto, Davide, sono Andrea, ti confermo anch'io. Ah, ok, allora Provenza non c'è, per cui certo. Se ci sono altre domande a cui c'era da rispondere, non so se Marco ne avevi altre. Magari Marco, se non riesci a collegarti, magari se mandi un messaggio a qualcuno per... Ah, dunque, vedo aveva scritto questo messaggio a Marco, dunque Annalisa penso che sia Pinzino, le domande per De Felice: quali sono le condizioni in vasca, se sono statiche o dinamiche, e come è possibile spiegare la differenza tra i risultati degli marcatori di stress fra due organismi? Allora, se posso rispondere prima a quella sugli effetti, che secondo me è più interessante. Allora, potrebbe essere che per il riccio abbiamo riscontrato solamente una leggera alterazione in relazione a come avviene il foraggiamento del riccio, in quanto fa una specie di bolo alimentare e che quindi potrebbe creare una piccola pallina che va a, diciamo, proteggerlo, quindi magari se la microplastica è appunto irregolare e appuntita c'è una specie di, diciamo, protezione ingerendola con il cibo appunto in questo bolo che crea. E le condizioni invece nella vasca si erano mantenute costanti e il cibo era dato ogni giorno, quindi è stata effettuata un'esposizione ogni giorno al cibo contaminato e veniva rimosso, quindi non è che ci fosse, cioè non è che le concentrazioni del giorno 1 venivano sommate a quelle del giorno 2, se non era mangiato tutto il cibo veniva rimosso dall'acquario.
Ok, altre domande per Beatrice, per cui allerta. Dunque, dalle relazioni precedenti è emersa l'importanza del pH nel modulare, no? Nel degradare le microplastiche. E quindi alla luce dell'acidificazione degli oceani dovuti a cambiamenti climatici si chiede se voi avete programmato, comunque pensato di condurre esperimenti a vari pH. No, in verità, però potrebbe, considerando tutto quello che è emerso, potrebbe essere interessante perché sicuramente ci potrebbe essere un'interazione. Abbiamo pensato di effettuare degli esperimenti con varie step di plastiche degradate, perché comunque le nostre erano vergini, come ho detto, ce l'abbiamo fatto noi in laboratorio, ma comunque in ambiente l'organismo si ritrova magari anche, non so, a raschiare su plastiche che sono da tempo in ambiente, quindi magari hanno sopra anche un biofilm o sono più degradate. Quindi sì, potrebbe essere sicuramente interessante e lo terrò in considerazione di assaggiare anche diversi pH. Una domanda tecnica, come avete identificato le plastiche nell'intestino? Ah, sì, cioè la fluorescenza da dove proveniva? Non so, forse si vedeva male, non era un'immagine fluorescente. Ecco. Era un microscopio ottico. Era un ottico, era un ottico. No, mi spiace, non c'era fluorescenza. Se volete, ho ancora la presentazione aperta, posso riaprirla se volete. Se non si no, vede mi più. Chiedono questa cosa, mi chiedevano se fosse fluorescente o meno. No. Non ecco. È nel frattempo invece si è palesata Francesca Provenza, che dunque può intervenire richiedendo se era stata posta di nuovo la domanda in chat. Sì, è quella per cui lei ha risposto. Poi vedo il sedimento, era un sedimento ricostruito qui. Già, perdone, sono tornato. Però... Ah, eccolo. Grazie. Guarda, ha avuto veramente, è andata via la luce, una cosa banalissima, quindi perdonatemi. Non so dove siete arrivati, se hai già recuperato tutte le domande. Dunque, no, se le condizioni fossero statiche o dinamiche, la domanda posta in precedenza, ecco. Si può rispondere felice, in qualche modo. Erano condizioni statiche, cioè gli acquari, ogni riccio era nel suo acquario e ogni e le vongole pure erano in dei becher, no, erano semistatiche perché l'acqua la cambiavamo ogni giorno, scusatemi, sì, scusate. Pensatemi, no, tranquilla, tranquilla, abbiamo capito. Corretto, semistati. Va bene, semistati. Quindi sì, veniva cambiato ogni giorno. Scusate. E sì, ci sono altre domande? Io rispondo. Marco, abbiamo altro? Purtroppo, essendo mi scollegato, la chat mi si è cancellata. Io dai miei appunti io avevo sempre per De Felice, se sapeva giustificare la differenza. Ah sì, questa è quella a cui ho risposto. Che si è già risposto. Ma forse una richiesta su come potesse distinguere in assenza di fluorescenza? Forse su di dettagli tecnici di colorazione, suppongo. Ma è che le plastiche erano proprio bianche, quindi si vedeva abbastanza bene. Ecco. Ci siamo. Penso che non ci sia altro. Ok. Bene, allora direi che insomma il più l'abbiamo fatto, grazie diciamo a tutti della collaborazione, mi pare che come dire le presentazioni sono state interessanti, abbiamo dovuto correre necessariamente un po', ma insomma diciamo che la caratteristica un po' di quest'anno è anche questa, no? Di dare un po' degli spunti, insomma ecco, più che diciamo... cogliere delle occasioni di approfondimento diciamo eccessivo e integrale. Quindi io direi abbiamo giusto qualche minuto diciamo di pausa e poi alle 16:30 iniziamo puntuali. Grazie a tutti. Scusate, devo inserirmi un attimo nella conversazione perché mi dicono che non ci sono le presentazioni sul sito. Le presentazioni ci sono sul sito, sono quelle dei poster. Il microfono. Certo, giusto. Le presentazioni ci sono sul sito, sono quelle dei poster. Le presentazioni invece che sono state fatte quelle più lunghe, dovreste
chi le ha fatte, mandarmele se volete che io le inserisca sul sito, darmi praticamente l'autorizzazione per vedere se posso inserirle. Grazie. Sì, ecco, colgo l'occasione, così diciamo anche questa, così non la ripetiamo alla fine, dove magari qualcuno potrebbe anche andare via prima. Dovremo valutare poi come comitato scientifico come procedere anche con una pubblicazione un po' più articolata. Ci sono due ipotesi, oltre quelle diciamo delle slide che tutti abbiamo ovviamente visto, e cioè quella, la prima ipotesi è quella di una sorta di volume degli atti del convegno, una sorta di abstract estesi, quindi con ovviamente le presentazioni però spiegate un pochino meglio ovviamente in un testo scritto. Questa è la prima ipotesi, e l'altra ipotesi, che non è alternativa ma eventualmente da aggiungere, è quella invece di una pubblicazione di uno special issue come abbiamo fatto anche altri anni. Vediamo se quest'anno però ne vale la pena e soprattutto quali opzioni vi possiamo offrire, e questo verrà deciso nelle prossime settimane. Verrete ricontattati tutti, almeno tutti quelli che hanno presentato diciamo qualcosa. Sì, l'ho già detto prima, non lo ripeto dopo. E quindi questo poi permetterà comunque di approfondire un pochino meglio anche le pubblicazioni fatte. Quindi grazie, e ci vediamo allora tra qualche minuto. Basta, fa così, sì. Per esempio.
Eccoci, allora risiamo collegati e partiamo con la quarta sessione, dove appunto i coordinatori sono io insieme a Cristian Tristano e Alessandra Rizzinovelli, Tristano Leoni, Cristian Mugnai. La parola credo a Alessandra. Buonasera di nuovo a tutti, buon pomeriggio. Andiamo avanti appunto con la quarta sessione, che è applicazioni pratiche inerenti alle tematiche ecotossicologiche. Parliamo quindi essenzialmente di casi studio in relazione alla normativa vigente. Allora, abbiamo pensato di dividere in, diciamo, tre parti questa sessione. La prima sarà relativa all'applicazione appunto dei saggi ecotossicologici al decreto ministeriale 173/2016 che riguarda appunto la caratterizzazione dei sedimenti, di cui molti sanno e sono, diciamo, attivamente coinvolti, visto che appunto facciamo parte dei gruppi di lavoro e siamo, diciamo, la parte tecnica a supporto dell'osservatorio esperto, perché siamo a 4 anni, diciamo, dall'uscita da questo decreto e sono già venute fuori un po' di criticità su cui appunto si sta lavorando tutti insieme. Alla fine di questa, diciamo, prima parte, che è, diciamo, costituita da 2 presentazioni, compresa quella introduttiva appunto di David, ci sarà, se volete, appunto una parte relativa alle domande. Vi chiedo cortesemente di inviare le domande a Cristian, in modo che poi le possa appunto convogliare ai diretti interessati. La seconda parte riguarderà 3 presentazioni sull'ambiente marino, costiero, e le ultime, che sono appunto costituite da 5 presentazioni, compreso il premio Matranga, saranno appunto casi studi di ambienti diversi, da ambiente turciacquifolo, parliamo appunto anche di suoli, è un'altra problematica importante, quella relativa ai rifiuti. Allora, io direi di cominciare subito con la presentazione introduttiva di David, su un'altra, diciamo, problematica molto importante relativa all'applicazione dei saggi ecotossicologici, relativa appunto ai fattori di confusione che ben conosciamo essere degli elementi che possono appunto portare ad una interpretazione alterata dei risultati ecotossicologici, e in particolare sappiamo che sono ammoniaca e solfuri. Il lavoro che presenterà David, l'ammonio come fattore di confusione nell'esecuzione dei saggi ecotossicologici appunto in applicazione al DM 173 del 2016, e c'è l'esempio del porto di Ancona. Prego David. Sì, grazie. Quindi partiamo. Benissimo. Andiamo a... Eccoci. Allora, dunque, l'esempio del porto di Ancona è un lavoro che è stato fatto a più mani, ovviamente ha visto la collaborazione di diversi istituti, tra cui noi dell'ISPRA, l'Università Politecnica delle Marche e ARPA Marche. Quindi diciamo che partiamo così da alcune brevi considerazioni sul rapporto tra forma indissociata e quindi l'ammoniaca e la forma ionizzata in soluzione acquosa, questo giusto per capire un attimino da cosa partiamo, no? L'ammonio è sicuramente molto tossico, ma è più tossica la forma indissociata che è l'ammoniaca. Il tutto è regolato in acqua da un equilibrio che ovviamente dipende in particolare dal pH e dalla temperatura. Al pH del mare la porzione di ammoniaca, indissociata è circa il 10%, cresce del pH, così come anche la temperatura, l'aumento delle temperature determina ovviamente un aumento sempre della frazione di ammoniaca. Esiste una tabella che correla, tutte queste variabili in Emerson, eventualmente questo poi lo possiamo anche fornire a parte. Quello che è importante è che l'ammonio sostanzialmente, quindi nella sua complessiva, come azoto ammoniacale, quindi l'ammonio totale,
viene misurato attraverso analisi spettrofotometrica tramite appunto i kit in commercio, e quindi tutte le misure che vedrete successivamente si riferiscono sostanzialmente all'ammonio totale. C'è da dire che secondo così alcune linee guida anche internazionali ci sono per le acque valori critici, diciamo, proprio per la protezione della vita acquatica, che a seconda del pH, della temperatura, come dicevo, insomma, variano in modo, ecco, prendete questo dato in modo molto molto grossolano, insomma, tra gli 0,4 e 4 mg litro. Ecco, questo per capire diciamo quali sono, qual è l'ordine di grandezza delle concentrazioni che comunque cominciano a essere critiche, diciamo, per la vita acquatica. Anche se non sono specifiche ovviamente per le acque marine, però insomma sicuramente danno un ordine di grandezza di quello che è, diciamo, la criticità. Allora, entriamo un po' nel dettaglio, avviciniamoci quindi alla parte dei sedimenti. Allora, qui volevo riportare alcuni esempi a livello nazionale dove si vede come generalmente, vediamo se riesco, no, allora scusate, vediamo se... ecco, sì. Allora, Golfo di Olbia, Livorno, Piombino, la colonna appunto dell'ammonio totale, scusate, questa, e anche dei nitriti, che è l'altro parametro che può essere critico. Diciamo che generalmente, anche qui sempre a grandi linee, l'ammonio totale, diciamo, non supera sostanzialmente mai un milligrammo litro. Questo potrebbe essere così un valore preso come riferimento, diciamo, per gli elutriati dei sedimenti marini, dei sedimenti, diciamo, portuali, così come i nitriti generalmente non superano lo 0,1 mg litro. Ecco, c'è da dire, questo magari può essere un dato interessante, che per gli scarichi in acque superficiali viene indicato il limite di 15 mg litro o addirittura 30 mg litro in fognatura. Questi valori li ho riportati per capire di che numeri si sta parlando. Allora, andiamo avanti. Ecco, il porto di Ancona. Allora, nel porto di Ancona, diciamo, un campionamento fatto nel febbraio 2020, dove insomma era stato rilevato, ecco, delle criticità, c'erano dei saggi che sostanzialmente davano dei segnali di particolare criticità, quindi insomma non si capiva bene come mai, ecco, c'era una situazione un po' anomala in cui, diciamo, la correlazione tra contaminazione chimica, diciamo, e effetti non era ben evidente. E allora è stata fatta questa indagine di approfondimento. Benissimo, quindi cosa si è visto? Ecco, da questo campionamento qui sono riportate le stazioni, una stazione in particolare di una possibile fonte di criticità, il Fosso Conocchio, come vedete. Poi vedete, diciamo, invece la banchina 27, che è quella appunto dove sono stati fatti campioni, quelli che l'autorità portuale poi ha necessità di dragare, e poi, diciamo, una serie di stazioni anche poste all'esterno del porto, per vedere un po', diciamo, la situazione. Allora, cominciamo a vedere un po' meglio i dati. Ecco, allora, questi sono i risultati del livello superficiale. Vedete subito che a seconda della scala che è stata fatta, quindi noi ci siamo basati su concentrazioni minori di un milligrammo, tra 1 e 4, 4, 15, 15, 30, maggiore addirittura di 30. Quindi vedete subito come la fonte, senza ombra di dubbio, è, diciamo, il Fosso Conocchio. Da qua deriva, diciamo, la contaminazione principale, che poi si distribuisce, diciamo, abbastanza gradualmente a tutto il resto, e ritroviamo delle concentrazioni abbastanza elevate anche al di fuori del porto. E vado avanti, la stessa situazione l'abbiamo nei sedimenti anche subsuperficiali, quindi livello 50-100, vedete gli stessi colori, grosso modo si ripetono. Vedete poi qui i nitriti variano da 0,1 a 0,4, anzi maggiore anche di 0,4 in alcuni casi, l'andamento più o meno è sempre lo stesso, quindi non mi dilungo e andiamo ora a vedere più nel dettaglio alcune, diciamo, invece approfondimenti che abbiamo fatto. Allora, intanto una prima considerazione: non ci sono sostanziali differenze tra
misura dell'ammonio in elutriati congelati e freschi. Questa, diciamo, è intanto una prima conclusione. Ora non c'è il tempo di ovviamente confrontare, no, punto per punto, ma insomma un'occhiata di massima si vede subito che i valori sono del tutto confrontabili. Certo, si passa da valori, come si diceva prima, intorno a un milligrammo litro a valori addirittura di 100-200 milligrammi litro, diciamo, davanti al fosso con occhio, con situazioni intermedie poi su tutto il resto. Come sta la situazione per quanto riguarda gli effetti sulle specie, diciamo, e sui saggi del 173? Allora, questa è una tabella un po' ancora in corso, diciamo, di approfondimento, però vediamo subito che la batteria, quella standard, insomma, che in genere viene utilizzata con Vibrio Fischeri, qui abbiamo una LOEC di 256, quindi non ci sono grossi problemi. Feodactylum già, ecco, comincia a essere un po' critico il discorso, con una LOEC intorno ai 20 mg litro. Se si passa poi allo sviluppo larvale, si arriva addirittura a una NOEC di 4,7 secondo uno studio di Losso o anche da quanto indicato dall'STM. Tra l'altro alcuni di questi, diciamo, valori sono stati riconfermati anche, diciamo, nei nostri laboratori, nostri intendo di tutto il gruppo di lavoro, e grosso modo, diciamo, si confermano, diciamo, quello che già in letteratura era noto, con una particolare ovviamente attenzione a ai saggi di sviluppo larvale come quello del riccio, che addirittura è ancora più sensibile rispetto ovviamente all'ostrica. Detto questo, ecco, andiamo a vedere, diciamo, quindi il passaggio successivo, la terza specie, perché poi di fatto questa, come abbiamo visto prima, è una di quelle più critiche. Ecco, c'è da dire che sulla terza specie ricordo brevemente a tutti che in base, diciamo, all'elaborazione del 173, la terza specie non è quella più, diciamo, che pesa di più, anzi è quella che pesa di meno, tant'è che se noi diamo tutto il pericolo ecotossicologico alla terza specie, otteniamo una classe di pericolo al massimo media. Viceversa, invece, se questo succedesse con la seconda specie o con la prima, abbiamo una classe di pericolo alta. Quindi questo tanto per dimostrare che il peso, diciamo, è ovviamente diverso tra le specie. Però nonostante questo è vero che la terza specie è sicuramente molto sensibile all'ammonio. Ad esempio, primi segnali li avevamo già avuti con uno studio preliminare nella Marina Dorica, che è una diciamo, sempre all'interno del porto, diciamo, del porto di Ancona, dove abbiamo questo studio, diciamo, aveva rilevato come concentrazioni totali di ammonio intorno appunto ai 10-15 mg litro provocavano ovviamente una mortalità sostanzialmente, cioè un effetto del 100%, e soltanto nel caso della stazione che invece vedeva valori intorno a un milligrammo litro, come quelli che si ritrovano normalmente nei sedimenti, riusciva appunto a dare un effetto ovviamente stimato e ovviamente basso. Quindi qui c'erano già dei segnali che le cose non andavano. A questo punto che cosa è stato fatto? Allora, nei campioni dell'utriato in cui le concentrazioni di ammonio sono risultati superiori ai 4 mg litro, secondo anche quello che diceva la letteratura, abbiamo proceduto ad abbattere l'ammonio e sono stati fatti delle prove in doppio, quindi sia, diciamo, con gli elutriati con l'ammonio abbattuto e con gli elutriati ovviamente senza ammonio abbattuto. Non mi dilungo sulla procedura, poi ci sarà il tempo di riparlarne. L'importante è che al termine del processo, ecco, di abbattimento, da concentrazioni di 60 mg litro di ammonio si è passati a 0,2 e lo stesso è avvenuto anche con concentrazioni più basse, quindi da 0,15 a 0,2. Ovviamente quelle che erano già a 0,2 sono sostanzialmente rimaste tali. Quindi andando ora a riconfrontare, diciamo, come dicevamo prima, in doppio i dati, diciamo, dell'ammonio non abbattuto e, diciamo, invece dell'ammonio abbattuto con la cassostria, si vede che andando a vedere la classificazione del materiale, in alcuni casi c'è un netto miglioramento, si passa dalla classe C del 100% alla classe A, ovviamente sempre con l'ammonio abbattuto. In altri casi però, diciamo, non abbiamo delle sostanziali, diciamo, differenze, abbiamo solo dei lievi miglioramenti.
Guarda caso, questa situazione è abbastanza in linea anche con diciamo il pericolo chimico. Qui portiamo rispetto all'L1, ma diciamo che generalmente, ecco, quando c'è una presenza anche chimica anomala, ovviamente questo qui diciamo viene mantenuto nonostante l'abbattimento dell'ammonio, e quindi questo è un dato importante. Ovviamente questa è una sintesi dei dati, sono solo pochi campioni, di fatto ne abbiamo fatte ovviamente decine. Ecco, un'altra considerazione appunto, quindi, che laddove anche gli altri saggi mostravano degli effetti, il miglioramento della classe ovviamente è meno evidente, cioè il fatto che abbattendo l'ammonio miglioriamo la risposta dell'ostrica, soprattutto per concentrazioni di ammonio sopra i 4 mg litro, non vuol dire che si risolve comunque il problema, perché dipende ovviamente se ci sono altri contaminanti, e saggi che non risentono dell'ammonio e che danno effettivamente dei segnali, diciamo, di tossicità, basta guardare qui gli HQ relativi a quelle specie, di fatto mantengono sostanzialmente una classe poi, diciamo, di tipo abbastanza ovviamente alta, e quindi diciamo la situazione non è che migliora, diciamo, anche togliendo l'ammonio, però sicuramente migliora laddove il problema è, diciamo, circoscritto agli effetti ovviamente sull'ostrica. E abbiamo fatto anche altre prove di approfondimento, le dico abbastanza velocemente perché lo studio è stato particolarmente complesso. Ad esempio, differenze tra elutriati da sedimento fresco o elutriati da sedimento congelato. Ebbene, in questo caso la concentrazione di ammonio nel sedimento scongelato diminuisce, e quindi già lo sapevamo che le prove sul sedimento devono essere fatte a fresco, e quindi anche l'elutriato deve essere preparato a fresco. A maggior ragione abbiamo avuto una conferma che anche l'ammonio, nel caso congelassimo il sedimento, non ci dà gli stessi risultati, ma ovviamente diminuisce, e quindi questa cosa non è da farsi. Altre prove invece che non hanno dato differenze importanti nella preparazione dell'elutriato, per esempio l'agitazione magnetica con o senza ancoretta, perché insomma avevamo notato delle differenze, ma non sono sicuramente attribuibili, diciamo, a questa pratica. Oppure addirittura abbiamo fatto misure in doppio sia nel laboratorio di Ancona che presso i laboratori dell'ISPRA. I kit prevedono tra l'altro la rimozione dei cloruri, abbiamo fatto prove anche in questo caso in doppio, insomma le prove vengono abbastanza confrontabili, quindi questi non sono parametri che sembrano molto significativi. Altre prove invece di interesse sono state ancora delle prove in doppio, proprio non sulla preparazione dell'elutriato, bensì sull'esecuzione del saggio. Ecco, nel primo caso si vede appunto le prove non vengono ovviamente del tutto confrontabili, ma insomma sono abbastanza confrontabili tra, diciamo, i laboratori dell'ISPRA e quelli, diciamo, di Ancona. Mentre se nel caso in cui addirittura tutta la procedura viene fatta nei due laboratori diversi, abbiamo invece rilevato delle effettive discrepanze che ovviamente andranno poi approfondite. Quindi conclusioni. La degradazione dell'azoto organico, diciamo subito, i valori di ammonio totale negli elutriati sono quindi da attenzionare per valutare prima di tutto il quadro ambientale dell'area, e qui quindi se ci sono poi altri dati che verranno saranno ovviamente graditi di conoscere qual è la situazione anche in altri porti. Il congelamento dell'elutriato non costituisce una variabile rilevante. Poi per quanto riguarda la presenza di ammonio è bene misurarla sempre, perché altrimenti un effetto non è necessariamente sempre ascrivibile alla contaminazione, diciamo, del campione, quindi è una misura che andrà diciamo verificata quasi di routine, direi. E infine, per quanto riguarda il test con Cassostria, nella, diciamo, prossima pubblicazione del protocollo verranno specificate meglio anche le procedure, diciamo, per come dire, a livello metodologico. Ecco, ed infine l'ultima, questa ci tengo anche come, diciamo, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sul DM, dovremo sicuramente avere la possibilità di indicare anche altri rapporti di elutriazione,
per esempio un E10, che è più coerente anche con i dragaggi stessi, perché questo potrebbe essere un fattore che riduce anche l'effetto, diciamo, dello stesso problema dell'ammonio e quindi facilita poi il confronto, come anche la standardizzazione di vere procedure appunto per la preparazione dell'urotriato, che di fatto queste ancora non ci sono e invece dovranno essere, diciamo, in qualche modo elaborate, magari anche in riferimento allo specifico saggio che poi viene utilizzato. Grazie, si ringrazia tutti, in particolare ovviamente anche l'autorità portuale di Ancona, che ovviamente ha un po' sostenuto anche economicamente questo studio. Grazie. Grazie David, io direi di andare subito avanti con la presentazione che concorre anche appunto al premio Matranga, la presentazione di Broccoli e Tal, valutazione delle risposte tra differenti combinazioni di batterie di saggi ecotossicologici, ai sensi del DM 173/2016. 10 minuti per questa presentazione, vi chiedo cortesemente di stare nei tempi. Sì, eccomi, buon pomeriggio a tutti. Sono Andrea Broccoli del Bioscience Research Center e questo studio è stato effettuato in sinergia, con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Livorno, l'ARPA Toscana del Dipartimento di Grosseto e l'Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di Ecologia. Diciamo che lo studio che andrò a presentare ha interessato delle valutazioni delle risposte di differenti combinazioni di batterie di saggi ecotossicologici ai sensi del DM 173/2016. Noi tutti sappiamo che la movimentazione dei sedimenti marini può determinare degli impatti negativi sull'ambiente circostante per vari motivi. Una causa comune può essere appunto la risospensione di contaminanti accumulati da tempo nei sedimenti e risospesi lungo la colonna d'acqua. Perciò risulta fondamentale effettuare delle valutazioni ambientali e anche delle caratterizzazioni dei sedimenti con degli organismi bioindicatori, andando quindi a valutare delle risposte. Queste risposte possono essere osservate a più livelli organizzativi. Un livello organizzativo molto comunemente osservato è quello a livello di singola cellula o di singolo organismo, in quelli che vengono definiti appunto saggi biologici, dove c'è comunque un'esposizione delle nostre specie modello a una matrice comunque di interesse. Dato che queste valutazioni ambientali, cioè per avere una valutazione ambientale più realistica possibile, non si utilizza dei singoli saggi biologici, ma vengono utilizzati un set di saggi biologici in quelle che vengono definite appunto batterie, dove si vanno così a osservare differenti endpoint con differenti tempi di esposizione e con altre caratteristiche, diciamo, integrative fra loro. Il DM 173 è quindi un decreto che regola la movimentazione dei sedimenti marini e presuppone l'utilizzo di queste batterie di saggi biologici e presuppone anche l'utilizzo delle analisi chimiche e l'integrazione di entrambe per ottenere una classificazione di qualità del sedimento che è poi indicativa di un'opzione di gestione. Il DM quindi prevede la possibilità comunque di comporre le batterie e prevede quindi l'utilizzo di 3 differenti tipologie e prevede anche comunque la possibilità di scelta di differenti specie da applicare alle singole tipologie. Quindi nella prima tipologia di specie si deve scegliere una specie da applicare alla fase solida, quindi comunque si deve trovare uguale, per esempio. Mentre la seconda e la terza tipologia invece si devono scegliere delle specie da applicare alla fase liquida, però la seconda tipologia si devono osservare comunque degli effetti acuti o delle inibizioni di crescita algale, mentre per quanto riguarda la terza tipologia si devono osservare degli effetti cronici o subletali. Quindi diciamo che dato che comunque magari vari istituti, enti di ricerca, laboratori privati possono comunque comporre, scegliere le differenti specie da assegnare alle differenti tipologie, ci siamo chiesti se effettivamente queste risposte e anche comunque le differenti combinazioni di batterie siano equiparabili, diciamo, fra loro. Quindi il nostro scopo è stato quello di andare a verificare, oltre alla sensibilità di 6 specie test, l'equivalenza di 9 differenti combinazioni di batterie e la successiva, diciamo, integrazione dell'ecotossicologia con la chimica
ha permesso poi di verificare eventuali variazioni dell'attribuzione della classe di qualità del sedimento al variare della batteria d'utilizzo. Quindi che cosa è stato effettuato? 24 campioni di sedimento in totale sono stati prelevati sia dal porto di Piombino che dal porto di Olbia, sono state effettuate analisi chimiche, analisi granulometriche, sono stati preparati i nutrienti acquosi e su questi, sui sedimenti, sono stati effettuati dei saggi biologici. Tutti questi dati poi successivamente sono stati raccolti e sono stati elaborati tramite software SedimentSoft. Per quanto riguarda le analisi chimiche, sono state indagate, diciamo, tutti i principali gruppi chimici, come vedete appunto nella slide, indicati comunque dal DM, mentre per quanto riguarda invece i saggi biologici sono stati effettuati, per quanto riguarda la prima tipologia di specie, il saggio di inibizione della bioluminescenza con il batterio Vibrio Fischeri. Per quanto riguarda la seconda tipologia, invece, sono stati effettuati saggi di inibizione della crescita algale utilizzando il Phaeodactylum tricornutum, lo Sclerotinema costatum ed una Lella retroerecta, mentre per quanto riguarda la terza tipologia di specie sono stati effettuati saggi sia con il riccio di mare, quindi con il Paracentrodus libidus, che con l'ostrica, quindi la Crassostrea gigas. E solamente per quanto riguarda il riccio di mare, gli nutrienti acquosi sono stati testati oltre che al 100%, quindi tal quale di tutti gli altri saggi su fase liquida, anche al 50% di diluizione, in virtù, diciamo, dell'elevata sensibilità confermata anche dalla letteratura. E quindi poi questi dati poi sono stati elaborati e brevemente il set di dati chimici ha permesso quindi di definire un quoziente di pericolo chimico, andando quindi a valutare, rapportando ciascuna analita con il suo valore di riferimento e attribuendogli un peso, mentre per quanto riguarda i saggi biologici, il set di tre specie della batteria ne è stato valutato l'effetto di ciascun saggio. Questi effetti sono stati normalizzati a controllo, sono stati comunque confrontati con un valore soglia e sono stati comunque attribuiti i differenti pesi in funzione, ad esempio, comunque dell'endpoint e di altri fattori, e questi effetti pesati poi sono stati sommati fra loro per fornire così un quoziente di pericolo della batteria, e questi due differenti quozienti di pericolo permettono quindi l'attribuzione della classe di qualità del sedimento. Ad esempio, appunto, un sedimento di classe A potrà essere utilizzato nei rifacimenti, mentre ad esempio uno di classe E dovrà essere rimosso. Quindi i risultati che abbiamo ottenuto quali sono stati? Per quanto riguarda le analisi chimiche, i quozienti di pericolo chimico sono risultati essere estremamente elevati per quanto riguarda i campioni di Piombino, differentemente invece dai campioni di Olbia. Mentre per quanto riguarda i singoli saggi biologici, l'inibizione della bioluminescenza con Vibrio Fischeri ha mostrato un effetto, diciamo, rilevante nei campioni di Piombino, differentemente invece da quelli di Olbia. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di saggi, qui sono stati osservati comunque degli effetti poco rilevanti, trascurabili o anche comunque di lieve biostimolazione in tutte le specie, per tutti i campioni, ad eccezione di uno o due campioni per quanto riguarda la specie Sclerotinema costatum. Mentre per quanto riguarda la terza tipologia di specie, il riccio testato sull'elutriato tal quale ha mostrato effetti rilevanti in tutte e due le aree portuali. Per quanto riguarda invece la sua diluizione al 50%, sono stati osservati comunque effetti lo stesso rilevanti, ma più lievi, ovviamente. E per quanto riguarda invece l'ostrea, sono stati osservati comunque degli effetti poco rilevanti, ad eccezione comunque di un campione di Olbia. Quindi, diciamo, da questi con questi, in poche parole, singoli saggi sono stati costruiti quindi 9 differenti combinazioni di batterie, e come potete vedere appunto dalla tabella in alto a destra, diciamo, dai vari quozienti di pericolo della batteria possibili è stata effettuata l'analisi statistica agglomerative hierarchical clustering, che ha messo in evidenza, diciamo, le dissimilarità tra le varie combinazioni di batterie. E che cosa si è ottenuto? Si è ottenuto che, diciamo, le batterie
composte come terza tipologia di specie dal riccio testato sull'oliotriato tal quale, quindi al 100%, hanno mostrato una dissimilarità maggiore rispetto alle altre batterie. Hai un minuto, Sì, mentre una dissimilarità intermedia è determinata dalla scelta della specie Scleronema costatum, mentre le restanti quattro combinazioni di batterie sono risultate essere più similari tra loro, quindi quelle costituite, diciamo, da Vibrio fisceri abbinato con Feodatium o Dunariella, e come terza tipologia di specie l'ostrica o il riccio testato sull'oliotriato al 50%. Infine, diciamo, l'integrazione della chimica con l'ecotossicologia ha permesso quindi di definire le classi di qualità del sedimento e notare appunto in senso orizzontale come le varie combinazioni di batterie determinano quindi una differente attribuzione di qualità del sedimento, quindi una differente opzione di gestione. Quindi, per concludere molto brevemente, diciamo, le conclusioni più lampanti sono che le batterie più confrontabili sono risultate essere quindi quelle che ho già detto precedentemente, quindi quelle costituite da Vibrio fisceri abbinato col Feodatium o Dunariella e abbinato con il riccio al 50% o l'ostrica. E infine, oltre alle altre conclusioni messe nelle slide, suggerirei appunto di andare comunque a ampliare e approfondire meglio appunto questa equiparabilità fra le batterie e anche fra i singoli saggi. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie. Allora, passerei adesso la parola a Christian se al termine di queste due presentazioni ci sono delle domande. Allora, al momento non ho ricevuto, buonasera a tutti innanzitutto, non ho ricevuto domande, però sembra che ce ne sia una in arrivo. Va bene. Ma magari nel frattempo possiamo andare. Ecco, comunque volevo chiedere ai relatori se è possibile, se avete una webcam, di attivarla mentre fate la presentazione, così vi vediamo in viso mentre presentate. Ecco, ho una domanda da Camilla Della Torre che mi chiedeva appunto per Andrea Broccoli: le alghe non funzionano, come mai? No, diciamo come... sì, buonasera a tutti. No, diciamo che, come dire, noi si è sempre verificato, come dire, che le alghe in generale comunque sono risultate essere sempre poco attendibili, diciamo, tra tutte le tipologie di specie. Poi c'è da dire che anche, considerando anche comunque che sono stati prelevati dei campioni anche estremamente contaminati, come nel caso comunque dei campioni di Piombino, in realtà non si sono comunque avuti effetti estremamente rilevanti, diciamo molto forti, per quanto riguarda anche la terza e la prima tipologia, cioè il carico chimico era talmente elevato che doveva generare una risposta elevata anche per le altre specie. In realtà probabilmente c'è un problema, magari c'è stato un problema secondo me di biodisponibilità in tutte, diciamo, le tipologie di specie, e poi a maggior ragione per la seconda tipologia, che come dire, magari per la breve esperienza risulta essere magari quella meno sensibile. Okay, sì, grazie Andrea. Ecco, un'altra domanda velocissima chiedeva sempre Camilla Della Torre se c'erano, appunto, siccome ci sono due campioni OL18 e L22 che sono particolarmente sono discrepanti tra di loro, forse contengono dei contaminanti con meccanismi di azione peculiari? Allora, ora... di Olbia, insomma. Sì. Diciamo che Olbia, mi ricordo, ora precisamente le analisi chimiche, allora comunque in generale comunque Olbia, mi ricordo, rispetto a Piombino, non presenta contaminazione ad esempio comunque da metalli pesanti, presentava mi sembra qualche idrocarburo mancavano anche i PCB nell'Olbia e
Niente, quelle poi dovrei rivederle obiettivamente. Magari possiamo approfondirlo. Sì, 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 sì. Okay. La memoria non me le... Non me le ricordo, insomma, tutte le analisi cliniche, però se volendo si possono comunque rivedere tranquillamente. Sì, Cristian, perché... c'è una domanda per David. Esatto, sì, infatti, ecco, c'erano due domande per David, ecco, sì. Una che chiede proprio in che modo viene abbattuto l'ammonio e poi è sempre simile, nel sedimento congelato si riduce la quantità di ammonio, non è un vantaggio per la preparazione dell'elutriato questo, veniva, se non ho capito male, la rileggo, se non ho capito male. Se nel sedimento congelato si riduce la quantità di ammonio, non è un vantaggio per la preparazione dell'elutriato già il fatto del congelamento? No, direi di no, nel senso che il fatto che si riduca, però si riduce come si riduce l'ammonio, potrebbero ridursi anche la presenza, diciamo, dei contaminanti, quindi come sappiamo dalla letteratura, il congelamento, diciamo, del sedimento per poi dopo farci le prove tossicologiche è una procedura sconsigliata e anzi questa prova sull'ammonio ha confermato che in effetti, diciamo, sì, è vero, in parte forse ridurrebbe l'ammonio, ma questo è indice che probabilmente modifica praticamente la struttura, diciamo, del sedimento e quindi ovviamente non è il caso, diciamo, di farlo. L'altra domanda, scusami. In modo viene abbattuto l'ammonio? Ah, ecco, sì. Ma slide, comunque. Sì, ma il principio, chiaramente perché non c'è il tempo di entrare nel dettaglio, ma il principio sostanzialmente è quello di utilizzare praticamente un aumento, diciamo, del pH e quindi spostare quell'equilibrio di quella relazione che avevamo visto, cioè, diciamo, tutto verso sinistra e quindi poi riuscire a strippare, insomma, a togliere, diciamo, l'ammoniaca, per riportare poi invece a di nuovo questo nel giro, diciamo, di qualche ora a pH, diciamo, originario, diciamo, della soluzione. E quindi questo è un po' il principio di base sul quale si basa la procedura, che è stata fatta solo per ovviamente quei campioni che avevano un valore superiore a 4 mg litro, che è stato deciso essere il valore critico ovviamente per l'ostrica. Questo dovrebbe essere fatto per tutti i saggi. Ok, no. Sì, direi che adesso sì, possiamo andare avanti con la sessione. Sì, c'era questo discorso comunque sempre per approfondire quella domanda che era stata fatta prima a Broccoli, che c'erano contaminanti non rilevati chimicamente e quindi sì, diciamo che le batterie sembra che discriminassero un po' i campioni. Comunque sicuramente è importante anche la scelta della batteria per il tipo di contaminante che può essere rilevato. Quindi. Sì, sostanzialmente, diciamo, tra tutti i saggi, quello che era più, come dire, anomalo, per così dire, quindi che creava le differenze maggiori, erano il riccio al 100% e lo scheletonema. Poi, ecco, nella sintesi, diciamo, che quindi sicuramente dovremmo approfondire, diciamo, anche proprio per l'applicazione del DM, per una confrontabilità, diciamo, dei saggi, perché in questo caso lo scheletonema sembrerebbe essere forse un pochino più sensibile rispetto agli altri, così come anche il riccio al 100. Per il riccio al 100 abbiamo in qualche modo risposto, dando la possibilità anche di un'elettrolata al 50, però ecco, rimane poi da quindi riconfermare le batterie ovviamente più confrontabili tra loro. Ok, grazie. Possiamo passare quindi alla prossima subsessione. Esatto, la prossima subsessione prende quindi sempre casi studi in ambiente marino e la presentazione poster di Ferrari, mercurio nei sedimenti marini, studio preliminare per un nuovo approccio di valutazione ambientale. 5 minuti per la presentazione. Buonasera, sono Ferrari Stefano di ISPRA. Mercurio nei sedimenti marini, studio preliminare per un nuovo approccio di valutazione ambientale. Dunque, lo scopo di questo studio preliminare è quello di verificare la possibilità di individuare valori chimici di riferimento per il mercurio cautelativi e correlati ad un effettivo...
Spegnete i microfoni, per favore. Cortesemente spegnete i microfoni. Dunque, nella mappa qua accanto sono riportati 10 punti selezionati fra 120 campioni di sedimento superficiale contaminato da mercurio prelevati da Arpa Friuli Venezia Giulia nel Golfo di Trieste. La selezione è avvenuta sui risultati che ci hanno fornito sia chimici sia ecotossicologici. In concreto, presenza o assenza di tossicità nella batteria, concentrazione di mercurio, presenza o assenza di altri contaminanti e distribuzione spaziale. Praticamente abbiamo quantificato il mercurio in questi 10 campioni basandoci su 3 mineralizzazioni. La prima in acqua regia inversa e 2 con acido nitrico a temperatura ambiente in agitazione per 18 ore. La prima con acido nitrico 8 molare e la seconda con acido nitrico 2 molare. Successivamente abbiamo eseguito il saggio di embriotossicità con riccio di mare Paracentrotus lividus e poi abbiamo determinato la granulometria. I risultati... Un attimo che... Ecco. Dunque, i risultati che abbiamo ottenuto sono riportati nella tabella. Come possiamo notare, la quasi totalità dei campioni presenta un'elevata tossicità. L'unico che non presenta tossicità è il primo campione, il numero 32, dove però il mercurio, come ben vedete, è a concentrazioni più basse di tutti gli altri campioni. Nonostante venga estratto da tutte e tre le mineralizzazioni quasi al 100%, le concentrazioni rimangono sempre le più basse fra tutti i campioni e fra tutte le mineralizzazioni. Al contrario, abbiamo il campione 16, quello in basso, che presenta la più alta tossicità. Questa è imputabile sia al mercurio, però anche alla presenza di altri contaminanti come iperarsenico. Se prendiamo in considerazione invece i campioni 5, 40 e 21, possiamo vedere che presentano sempre un'elevata tossicità, un'elevata estrazione sia con l'acqua regia inversa sia con l'acido nitrico 8 molare, però l'estrazione con acido nitrico 2 molare presenta delle concentrazioni piuttosto basse. Gli altri campioni in generale hanno delle concentrazioni variabili sia a seconda del campione sia a seconda dell'estrazione. Fattore comune è che nessuna delle concentrazioni scende mai sotto gli 0,7 mg chilo di sostanza secca per nessuna mineralizzazione e indipendentemente dal punto di campionamento. Attimo che... Ecco. Abbiamo inoltre voluto indagare se c'erano avevamo voluto inoltre confrontare il test sul riccio con il test sull'ostrica effettuato da Arpa Friuli Venezia Giulia. Possiamo vedere che il riccio è più sensibile dell'ostrica, comunque anche nell'ostrica si ha dei valori di tossicità piuttosto elevati in quasi tutti i campioni. Cosa possiamo concludere da questi dati, delle conclusioni preliminari per ora? Dunque sicuramente e ovviamente le diverse mineralizzazioni hanno portato all'estrazione di diverse concentrazioni di mercurio, questo in dipendenza della forma chimica che ne determina ovviamente il legame più o meno stretto con la matrice. Il saggio di embriotossicità con riccio di mare ha rilevato un'alta tossicità per la quasi totalità dei campioni analizzati. Questo ci ha fatto capire che la mineralizzazione a 2 molare, con acido nitrico 2 molare più blanda, praticamente non è sufficientemente cautelativa per stabilire un valore di riferimento soglia da considerare in un'eventuale valutazione ambientale. Inoltre, l'assenza di campioni non tossici non ci ha consentito di valutare appieno la mineralizzazione con acido nitrico 8 molare. Questo perché questo tipo di estrazione ha portato sempre a delle concentrazioni piuttosto elevate del mercurio. Quindi questi due fattori ci hanno impedito di correlare la mineralizzazione con l'effetto tossico. Quindi questi primi risultati ci indicano la necessità di effettuare ulteriori verifiche, sicuramente con una mineralizzazione intermedia fra la 2 molare e la 8 molare. Poi di utilizzare un maggior numero di campioni, dove soprattutto ci sono campioni non tossici, visto che qui 9 su 10 risultavano tossici. E quindi non si esclude anche la possibilità di poter individuare una batteria ad hoc proprio per aiutarci in questo studio. Volevo ringraziare per concludere l'ARPA Friuli Venezia Giulia che ci ha messo a disposizione sia i campioni sia i risultati. Grazie dell'attenzione.
Grazie soprattutto per essere stato nei tempi. Andiamo avanti con la prossima presentazione, in modo che poi abbiamo tempo appunto per le domande. Palumbo et al., biomarcatori molecolari, cellulari ed istologici in Mitilus gallo provincialis, utili strumenti di valutazione dell'impatto del terminale FSRU nel Mar Tirreno. Buon pomeriggio. Allora, vediamo lo schermo. Così qua. Allora. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Io inizio allora. Prego, prego. Ok. Oggi vi parlerò dei biomarcatori molecolari, cellulari istologici, quindi a diversi livelli biologici, utilizzati come strumenti di valutazione dell'impatto del terminale FSRU nel Mar Tirreno. Suddetto terminale di riclassificazione galleggiante è in attività dal 2014 di fronte alle coste comprese tra Marina di Pisa e Livorno. Motivo per cui da allora è in atto un programma di monitoraggio ambientale marino è stato lavorato in accordo con ISPRA e di cui il nostro gruppo di ricerca ha fatto parte, occupandosi di alcuni degli aspetti indagati. Allora, lo scopo dello studio è quindi stato quello di applicare un protocollo ecotossicologico basato sull'utilizzo di mitili in gabbia, i quali sono stati trapiantati nei siti di interesse per il monitoraggio degli effetti delle attività offshore del terminale. Al tempo stesso abbiamo voluto misurare le risposte biologiche sia a livello molecolare che a livello cellulare e tessutale, in quanto suddetti biomarcatori rappresentano i primi segnali di allarme del disturbo ambientale. In particolare si è voluto misurare, in realtà selezionare, tre diversi biomarcatori in grado di rilevare le possibili alterazioni ai diversi livelli biologici indicati e che fossero sensibili allo stress ossidativo che viene esercitato dall'ipoclorito di sodio che viene utilizzato come agente anti-fouling. Quindi il disegno sperimentale, eccolo qua, ha previsto e prevede tuttora l'effettuazione dei test selezionati. Quindi i molluschi vengono analizzati sia al tempo zero, quindi al momento del trapianto, che a 30 giorni dal posizionamento presso le quattro stazioni di interesse e presso posta attorno al terminale, ovviamente, ed una stazione di controllo presso l'isola di Gorgona. Per ogni stazione sono state indagate un massimo di 7 repliche e i campionamenti sono stati condotti con una cadenza stagionale, quindi ogni 3 mesi per un totale di 4 campionamenti l'anno. Quindi qui vediamo quelli che sono i test che sono stati selezionati, il Comet a sé, detto anche Comet, detto anche test della cometa, viene effettuato su singole cellule branchiali ed è stato utilizzato per la rilevazione dei danni genetici primari ed è un test molto sensibile. Il test poi di ritenzione del rosso neutro è stato condotto invece su limociti che sono stati prelevati dal muscolo adduttore di mitili e ci ha dato comunque informazioni sulla stabilità dei lisosomi, sulla stabilità lisosomale in cellule appunto ematiche. Invece per quanto riguarda i test istologici, questi sono stati condotti sul tessuto branchiale per la rilevazione della presenza di eventuali alterazioni di tipo morfologico, ma anche per individuare eventualmente la presenza di edemi e su queste sezioni istologiche abbiamo anche effettuato una conta di granulociti in quanto indicatori di processi infiammatori in atto. Risultati, qui abbiamo una panoramica dei risultati principali che abbiamo ottenuto. Diciamo, è emerso principalmente che il danno genetico nelle cellule branchiali è stato negli anni complessivamente tutto sommato molto limitato.
con delle leggere fluttuazioni che sono state rilevate solamente nelle campagne, diciamo nelle stagioni estive e primaverili. Per quanto riguarda invece gli altri due test, quindi la valutazione della solubilità lisosomiale e i test istologici, i valori si sono sempre mostrati in linea con quelli dei mitili che si erano invece traslocati presso le stazioni, presso la stazione di controllo, presso l'isola Gorgona. In conclusione, dalla valutazione dei risultati complessivi nel presente studio, sembrerebbe emergere che le attività del terminale non esercitino un marcato disturbo biologico nei mitili trapiantati. Infatti le fluttuazioni che abbiamo osservato solamente per quanto riguarda il comitato a sé possono essere attribuite principalmente a variabili ambientali, quali la stagionalità, piuttosto che essere attribuite all'attività del terminale stesso. Alla luce di questi risultati possiamo anche ritenere che i biomarcatori a livello molecolare, cellulare e tessutale che abbiamo preso in considerazione possono essere comunque considerati dei buoni strumenti aggiuntivi nel monitoraggio ambientale, in particolare individuando nella metodologia del trapianto in gabbia di organismi di Mitilus gallo provincialis un adeguato protocollo ecotossicologico per l'attività di monitoraggio delle attività offshore, nel Mar Tirreno e più in generale nei nostri mari. E per oggi è tutto. Grazie mille per l'attenzione. Va bene, grazie. Passiamo alla prossima presentazione di Sartori et al. Environmental Risk Assessment of Marine Sediments Resuspension, Combining Trace Metals Kinetics Analysis with the Paracentrotus Lividus Embryo Development Test. Grazie, 5 minuti. Buonasera, mi sentite? Sì, Davide, ti sentiamo. Ok. Sì. Oh, non vediamo lo schermo. Ecco, vorresti vedere. Sì, lo vediamo. Puoi attivare la webcam, Davide, se riesci. Non, sono al lavoro e ho un ritardo già nell'audio, vi sento okay. con parecchio ritardo. Scusami, ma non... Non c'è problema. Allora, questa è uno studio, una valutazione preliminare sulla valutazione del rischio collegata alla risospensione dei sedimenti, cercando di associare quella che è la cinetica di trasferimento di alcuni metalli dal sedimento all'elutriato con le risposte ottenute dal test. Lo spunto per questo lavoro lascia parte un po' da quello che più volte è stato notato, cioè l'interpretazione dei saggi a volte è problematica quando comparata con quelle che sono le evidenze delle analisi chimiche. E quindi abbiamo cercato di valutare attraverso questo piccolo lavoro le correlazioni tra i metalli e i risultati ottenuti dal test e valutare quali potevano essere le influenze di alcuni metalli che hanno cinetiche di trasferimento dal sedimento all'elutriato differenti tra loro. Lo studio nasce da... È stato possibile grazie a un progetto Interreg Sedriport che ci ha dato la possibilità di lavorare all'interno della rada di Tolone. Faccio un breve inciso: la rada di Tolone, all'interno della rada, è presente il più grosso arsenale militare d'Europa e praticamente nella rada di Tolone durante la Seconda Guerra Mondiale è stata affondata l'intera flotta della Marina Militare Francese, per cui è un'area caratterizzata da forte contaminazione da metalli pesanti. Non sono presenti contaminazioni organiche e le evidenze chimiche che abbiamo fatto lo hanno dimostrato. Su 4 stazioni sono state praticamente valutate la concentrazione di metalli pesanti, valutata la granulometria, sono stati fatti degli elutriati utilizzando 3 diversi tempi di agitazione, 1 ora, 3 ore e 1 settimana. Sono stati fatti test con reccio di mare sia sull'acqua di mare prelevata nei siti di campionamento dei sedimenti, sia sugli elutriati, e sono inoltre state analizzate ai diversi tempi di elutriazione con tecniche di voltammetria le concentrazioni di metalli, in particolare di cadmio, rame, piombo e zinco. Velocemente, allora, per quanto riguarda la contaminazione chimica, esiste una forte correlazione fra
fra quello che è l'andamento della frazione fine del sedimento e i contaminanti presenti. In particolare le concentrazioni rilevate in due stazioni che si trovano nella parte più interna del porto sono particolarmente elevate per quanto riguarda zinco, piombo, rame e mercurio. Faccio presente che il sito Lazaret è un sito dove oltretutto è presente un allevamento di ieticoltura. Tuttavia queste evidenze chimiche non hanno sempre trovato un riscontro in quello che sono stati i risultati del saggio con il riccio di mare. Quello che si può notare è un incremento della tossicità passando da un'elutriazione a un'ora a tre ore, mentre prolungando il tempo di agitazione dei sedimenti con acqua fino a una settimana in realtà non si ha un aggravamento della tossicità. Per quanto riguarda invece test condotti su acqua, le stazioni più interne, in particolare la stazione su Fren, è quella che ha registrato una maggiore tossicità. Questo aumento della tossicità aumentando il tempo di agitazione dell'utriato potrebbe suggerire una migliore capacità di estrazione di quelli che sono i componenti idrofilici. Passando all'analisi delle concentrazioni rinvenute nell'utriato, prendendo in particolare in esame questi metalli, ogni metallo, come è possibile vedere, ha un andamento peculiare. Prendendo ad esempio in esame il cadmio e il rame, la concentrazione tende a rimanere pressoché costante dalle 1 tra 1 e 3 ore, mentre cresce aumentando fino a una settimana il tempo di agitazione. Cresce di un fattore addirittura 7 per il rame e 16 per il cadmio, mentre zinco e piombo hanno un andamento del tutto diverso. Mentre per quanto riguarda lo zinco, il rilascio nella fase acquosa durante la preparazione dell'utriato è pressoché costante, aumenta con il tempo. Per quello che è stato il piombo, si ha un rilascio rapido a un'ora e tre ore, mentre tende a decrescere con il passare del tempo. Ricordando un attimo quelli che sono stati i risultati, ovvero di un incremento della tossicità a tre ore, potremmo ipotizzare un eventuale sinergismo tra zinco e piombo, appunto, che potrebbe spiegare bene quella che è la nostra risposta. Come vi avevo già detto in precedenza, non sono presenti contaminanti organici, comunque la tecnica di preparazione dell'utriato e il comportamento idrofobico di molti composti organici tende a scoraggiare l'effetto dovuto, il risultato ottenuto rispetto alla presenza di contaminanti organici. E anche la stessa centrifugazione dell'elutriato durante la preparazione, rimuovendo quindi le particelle sospese nella fase acquosa, tende ulteriormente a battere quelli che potrebbero essere i contaminanti organici, che comunque dalle analisi chimiche non sono emersi come contaminanti critici. Concludendo, la concentrazione dei contaminanti del sedimento non sempre è un buon indice di quello che potrebbe essere la tossicità, e questo è un dato che già conoscevamo. Tuttavia il trasferimento negli elutriati dei contaminanti durante le fasi di preparazione è fortemente influenzato da quello che è il tempo di agitazione, ma anche dal metallo stesso, ovvero da quei processi continui di formazione di idrossidi e solfuri che si hanno durante la preparazione degli elutriati, che possono portare alla precipitazione di questi contaminanti. E questo ci potrebbe suggerire, oltre che, come già detto in precedenza, anche arrivare a una procedura, una standardizzazione di quelle che sono le metodiche di preparazione dell'utriato, perché in realtà protocolli per la preparazione non esiste soltanto la STM, ma esistono anche quelli che sono tutti i protocolli dell'USACE per la preparazione delle utriati, che individuano proprio dei protocolli specifici a seconda di quello che è il destino ultimo del sedimento. Potrebbe essere una buona idea quella di pensare di caratterizzare quelli che sono i contaminanti presenti all'interno dell'elutriato. Questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Davide. Cristian, hai domande? Hai raccolto domande per queste tre presentazioni? Allora, sto controllando.
a meno che non me ne arrivino ora, per queste tre presentazioni non ce n'è nessun altro, però ce n'è una in generale che può essere anche legata a queste. Per David, oltre all'ammonio, ci sono altri fattori di confusione noti, oltre ammonio, nitriti, azoto ammoniacale? Sì, ovviamente ci sono, però sembra che sicuramente l'ammonio è uno di quelli che, almeno per quanto riguarda anche i saggi, diciamo, che vengono eseguiti routinariamente, ha sicuramente, diciamo, un peso e anche forse una distribuzione a livello nazionale, diciamo, da un punto di vista proprio del contenuto nelle realtà portuali, che è sicuramente da approfondire, ecco, perché, come dicevo, fino ad oggi le evidenze che avevamo erano che queste concentrazioni alla fine poi erano piuttosto basse, se non in casi veramente abbastanza rari. Ecco, forse merita approfondire un attimino per capire qual è il peso a livello nazionale di questi fattori e quindi poi che tipo anche di soluzioni andare, diciamo, no, a prefigurare laddove si evidenziassero, diciamo, delle concentrazioni soglia, diciamo, che sono superiori a quelle che la specie poi il saggio specifico può in qualche modo sopportare, eh? Quindi sì, ecco, molta esperienza era nata nell'ambito della Laguna di Venezia, però sappiamo che lì è un contesto effettivamente molto molto particolare, sia, cioè, per tanti motivi, compreso quello, diciamo, degli arricchimenti organici, insomma, no? E quindi tutto quello che deriva dalla degradazione della sostanza organica. Per cui mi verrebbe da dire che soprattutto in questi casi, cioè dove si prefigurano situazioni di apporti organici particolari, è sicuramente più probabile anche la presenza di fattori poi che possono in qualche modo influenzare, diciamo, il risultato del saggio. Ok. Abbiamo anche un'altra domanda, anzi altre due. Ne abbiamo una proprio per Palumbo. A che pH avete condotto l'elettroforesi con il Cometa 6? Allora, sì, abbiamo effettuato la versione alcalina, quindi pH maggiore o uguale a 13, che generalmente usiamo per rilevare sia single strand break che double strand break. Questo qui. Grazie. Prego. Una domanda per Davide Sartori. Avete idea in futuro di valutare biodisponibilità anche per i POPS, il persistente organic pollutants, usando altre tipologie di sedimento? Allora, in realtà, per quanto riguarda lo studio di Tolone, stiamo giusto appunto facendo, però non sui sedimenti, ma nella colonna d'acqua, la valutazione di quelli che sono gli estratti di silicon rubber e POCIS, quindi di accumulatori passivi, per valutare la presenza della colonna d'acqua di altri tipi di contaminanti, che possono andare a influire sul risultato del saggio effettuato sul campione acquoso, cioè di acqua prelevata in campo. Su altri sedimenti, sì, l'idea è quella comunque di continuare sia su questi approfondimenti per altri tipi di contaminanti che su altre tipologie di sedimento, ma anche su altre tipologie di ottenere l'utriato, cioè altre metodiche, mettere a confronto qual è la metodica che può essere più adatta paradossalmente per un aspetto o un altro. E su questo aspetto abbiamo fatto un lavoro, è in pubblicazione, dovrebbe uscire proprio sul confronto dei protocolli STM e USACE su sedimenti di tre porti, Olbia, Tolone e Cagliari, proprio per verificare queste ulteriori differenze. Grazie Davide, grazie a tutti. Procediamo adesso con la presentazione di due poster che avranno a disposizione circa 3 minuti e mezzo ciascuno, per un totale di 7, se riusciamo a stare nei tempi. Il primo poster è presentato dalla dottoressa Mariani, The Ostracode Heterocyclic Incongruence Toxicity Test for Evaporating Chemical Mixture Effects in Excavated Soil. Quindi cambiamo, diciamo, completamente matrici, parliamo di solidi.
di suoli. E poi il poster successivo è della dottoressa, presentata dalla dottoressa Granny, Evaluation of Ecotoxicity HP14 of Solid Waste, Critical Issues, quindi anche la problematica dei rifiuti che è così annosa, riguardo appunto l'applicazione dei protocolli per la rotazione ecotossica. Sì, lunga, dai, sto a morire. Eccoci. Sei. Ah, mi vedete? Sì. Bene, cari, salve, è un piacere vedervi, incontrarvi. Aspetta, qua presentazione? No, devi fare prima la... Qua? L'interno. Ecco. Ok, ci siamo? No, deve condividere lo schermo. Allora. Io condivido lo schermo, l'ho fatto. Fai, condividi. Ok, adesso ci siamo? Arrivando, eccolo. Arrivando, vai, lancia. Eccoci, allora. Cari, intanto, come dicevo, è un gran piacere vedervi. Senti, abbiamo una connessione un po' bassa, magari levo la e ci rivediamo dopo. Qua, non c'è più. Livia, lancia la presentazione. Eccola. Ecco, ok. Non lo fa più. E che ti vedo? È un po' lento, bisogna avere pazienza. Ah, bisogna avere pazienza, mi dicono. Video. Ecco, niente. Ma la vedete però o niente? Sì, noi vediamo la slide, sì. Ma non è mai... La vediamo in un formato presentazione, ma se non ti parte... Eccola, ecco, siamo. Bravo. Perfetto, perfetto. Ok, allora, io sono Livia Mariani dell'IRSA CNR. Con questo contributo vogliamo presentare la valutazione dell'eventuale tossicità di miscele di xenobiotici presenti in terreni scavati. E abbiamo fatto l'applicazione di utilizzare il test con lo Stracote e Terocipris Incongruence. E, ovviamente tali terreni devono essere valutati per il loro riutilizzo. E questo in ottemperanza con la normativa vigente, che è il decreto 120 2017. Noi abbiamo anche applicato un approccio ancora più cautelativo di quello che è presentato, che richiede la norma, in quanto prevedere il possibile contatto e contaminazione di questi terreni con la falda acquifera e col comparto acquatico, che sappiamo essere più sensibile. Allora, nei terreni scavati per la realizzazione di infrastrutture, come vedete qua nella figura, per fare gallerie di autostrade e però qui perché sta andando avanti? Di autostrade e ferrovie, durante lo scavo si procede con l'aggiunta di prodotti schiumogeni, questo per agevolare lo scavo. Questi prodotti sono delle miscele a base di tensioattivi anionici, di cui il componente principale è il sodio lauriletere solfato, appunto questo tensioattivo. Ricostruire realizzare in laboratorio le condizioni di maturazione di questi terreni, così come accade in cantiere, sono stati allestiti dei microcosmi con dei terreni provenienti dai reali siti di scavo e che sono stati condizionati con due prodotti schiumogeni, come potete vedere qua in figura. Si è proceduto poi a fare tre campionamenti a differente tempo dall'inizio del condizionamento, ossia 0, 14 e 28 giorni, per registrare e seguire la variazione anche del tempo della concentrazione dello SLES nel terreno. Per valutare gli eventuali effetti ecotossicologici
di questi terreni appunto a vari tempi di maturazione. Questo come è stato fatto? Attraverso analisi chimiche ovviamente per determinare concentrazioni di SLES in milligrammi chilo e attraverso il test standardizzato ISO specifico per eterocipris incongruence e valutare l'eventuale effetto in termini di mortalità e inibizione della crescita, che sono i due endpoint indicati nella metodica. Dunque, come vediamo i risultati nella figura in alto a sinistra, si vede i valori di degradazione dello SLES. Si vede già che a 14 giorni c'è questo tensiattivo si è degradato molto. Come vedete stiamo già intorno a 20 mg chilo. E in accordo con questo risultato anche i risultati ecotossicologici non fanno rilevare nessun effetto nocivo di questi terreni condizionati con i due prodotti per tutta la durata della sperimentazione. Si vede chiaramente che sia l'effetto di mortalità è al di sotto della soglia di tossicità, che per la mortalità è un effetto inferiore al 20%, e rispettivamente per l'inibizione della crescita i valori sono sotto il 30%. Ovviamente per completare questo tipo di valutazione è necessario anche fare delle determinazioni sulle effettive concentrazioni, ovviamente mi riferisco alle C50 dello SLES e dei prodotti in esame. E questo diciamo stiamo noi, le abbiamo quasi determinate, dobbiamo fare ulteriori prove per proprio diciamo accertare il dato acquisito e ovviamente è necessario eseguire test utilizzando organismi afferenti, come ben sappiamo, a vari livelli trofici, come potrebbe essere il vibrio o la pianta di Lepidum salvinium. Comunque, a valle insomma di questa nostra valutazione, si può dire che l'eterocipris si è dimostrato comunque uno strumento utile per questo tipo di matrice in relazione alla sua, poiché esso vive nell'interfaccia sacco-sedimento, e questo comporta una duplice valenza: il fatto di poter determinare l'effetto, eventuale effetto tossico di sostanze presenti in matrici solide impattate come questa, e l'effetto, l'eventuale effetto che si potrebbe rilevare nella matrice acquosa, acquosa in cui possono essere state rilasciate le sostanze. E quindi a seguito di questo, e poi concludo, eterocipris può essere considerato come un test da inserire in una batteria appunto di test in questo tipo di studi. Ok, diciamo che sei andata un po' fuori dal tempo, diciamo, del 30, perdono. Quindi chiederei alla dottoressa Grenni magari di essere un pochino più concisa nella prossima presentazione. Eccoci, mi cambio, saluto a tutti, baci. Ma diciamo che abbiamo perso tempo tutto anche all'inizio. Sì, dottoressa Grenni, va ricondiviso lo schermo. Va ricondiviso lo schermo. Ah, eccoci. Eccoci. Ci sei? Sì, la lanci a schermo pieno, grazie. Però è lento a fare sta cosa. Inizia pure, vai. Buon pomeriggio a tutti, sì. Eccoci. Buonasera, sono Paola Grenni dell'Istituto di Ricerca sulle Acque e vi presento un lavoro in collaborazione con la ChemService, l'ARPA Lombardia e l'A2A Ambiente. In particolare il lavoro riguarda la valutazione dell'ecotossicità e la classificazione col codice HP14 di rifiuti e le relative problematiche che sono state riscontrate nella classificazione. Il lavoro è stato incentrato sulle ceneri pesanti e ceneri leggere
che derivano dall'incenerimento di rifiuti solidi urbani. Questo nell'ottica di recenti azioni della Comunità Europea che sono volte a ridurre la produzione di rifiuti e un maggiore loro riutilizzo come materie secondarie. Tra l'altro questa settimana, tra il 21 e il 29 novembre, è proprio la settimana che è stata indetta dalla Comunità Europea per una campagna di riduzione e riutilizzo dei rifiuti. Quindi risulta fondamentale la corretta classificazione dei rifiuti al fine di un loro possibile riutilizzo. Ma per la proprietà ecotossico si possono incontrare alcune problematiche. Il codice HP14 classifica un rifiuto come ecotossico e tale procedura si basa sulle analisi chimiche del rifiuto. Qualora la composizione non fosse perfettamente nota, si devono effettuare dei test ecotossicologici. Nel nostro caso abbiamo analizzato campioni di ceneri pesanti e leggere derivate dall'incenerimento di rifiuti solidi urbani provenienti da diversi impianti. I metodi eseguiti sono quelli, come anche potete vedere qui nella slide, quelli suggeriti proprio dal regolamento CLP e in particolare per la preparazione del campione, la linea guida OECD 29 del 2001 e per i test ecotossicologici la linea guida OECD 23 del 2019. Questo perché i campioni analizzati sono a composizione complessa e a bassa solubilità. I test sono stati quelli acuti per il pesce e per la dafnia, il test di inibizione della crescita algale. In questa slide potete vedere i principali risultati ecotossicologici che ci indicano che la maggior parte dei campioni analizzati mostrano un valore 10,50 per i tre test superiore ai 100 mg litro, che è il valore soglia che viene normalmente utilizzato. Sebbene non ci sia stata, non siano stati evidenziati una relazione tra il contenuto dei principali costituenti, in particolare i metalli, che sono quelli che possono dare più tossicità, e i risultati dei test, è stato comunque visto che i test effettuati con la dafnia hanno dato maggiori risultati con EC50 inferiore ai 100 mg litro, quindi il valore soglia, per le ceneri pesanti. Al contrario, invece, l'alga ha dato maggiori risultati al di sotto delle C50 di 100 mg litro per le ceneri leggere. A valle delle analisi effettuate si possono mettere in evidenza alcune osservazioni. Essendo la maggior parte dei campioni analizzati non classificati come ecotossici, possono essere quindi riutilizzati per altri scopi. Ma sono stati riscontrati, come vi ho anche già detto, alcuni problemi per la classificazione. In particolare è sempre la preparazione del campione, come anche già messo in evidenza anche da altre presentazioni, e la preparazione del campione, quali per esempio la setacciatura, l'omogenizzazione, la velocità di agitazione, il mezzo e il tempo per produrre gli eluati, che possono ovviamente influire sia sui risultati chimici che ecotossicologici e quindi ovviamente possono generare una variabilità nella classificazione. C'è dunque una necessità di raccomandazioni specifiche per le metodologie da applicare, anche al fine di una loro armonizzazione e standardizzazione a livello europeo, al fine di promuovere quindi il riutilizzo di questo tipo di rifiuti. Inoltre, differenti metodologie di classificazione possono avere anche conseguenze sul trasporto dei rifiuti, che segue invece l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose, ed infine nuovi criteri per definire il codice HP14 deve sempre essere comparato anche con i criteri del CLP per definire un livello di rischio accettabile. Sono ovviamente in corso ulteriori approfondimenti sulle analisi che sono state effettuate ed eventuali altre correlazioni per le tipologie di impianti studiati. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per aver rispettato anche i tempi. Passiamo alle ultime due presentazioni, in cui chiedo cortesemente di effettivamente mantenersi nei tempi stabiliti, quindi circa 3,5 minuti per ciascuna presentazione. La prima è Bernardeschi et al., utilizzo di nanomateriali cellulosici ed ecocompatibili per ridurre la genotossicità dello zinco. E l'altra di Guidi, risposte cellulari nel bivalve Dreissena polimorfa per valutare la rimozione di inquinanti combinando un prototipo di geotubo a nanomateriali ecocompatibili. Salve, buonasera, sono Bernardeschi, ci sono.
Vado, cerco di andare velocissima. Brava, allora, vediamo come mai non mi dà il mio desktop. Share. Vediamo se si vede la presentazione mia. Eccola qua. Me la vedete? Sì, sì, lancia pure, vai. Allora, il titolo è già stato raccontato, quindi io vado avanti e vi dico che, come è già stato anticipato ieri in alcuni talk, la Nano Remediation è questa soluzione innovativa per la rimozione efficace di agenti inquinanti da siti contaminati, che è basata, come suggerisce il nome stesso, sull'utilizzo di nanoparticelle, nanomateriali ingegnerizzati e anche materiali nanostrutturati. In questo studio sono stati utilizzati per l'appunto materiali nanostrutturati sintetizzati ad hoc dai colleghi del Politecnico di Milano, partendo, per così dire, da polpa di carta riciclata. Si tratta infatti di materiali nanostrutturati a base di cellulosa, una risorsa che, come tutti noi sappiamo, è assolutamente rinnovabile ed ecocompatibile. Diciamo che proprio per la loro capacità di auspicabilmente di rimuovere, di assorbire i contaminanti ambientali, noi chiamiamo in maniera amichevole questi materiali nanostrutturati nanospugne. E queste nanospugne, proprio per queste caratteristiche intrinseche che vi ho appena elencato sommariamente, permetterebbero quindi una bonifica ambientale con potenzialmente zero rischi per l'ambiente. Per assaggiare questo potenziale impiego, esemplari di Dressena polimorfa, quindi del mollusco bivalve d'acqua dolce e zebra mussel, sono stati esposti in vivo ad acque tal quali e contaminate da cloruro di zinco in laboratorio, che precedentemente erano state condizionate con appunto le nanospugne e sono state esposte per 48 ore. Alla fine delle 48 ore è stato testato attraverso il Comet SA per la rilevazione, per la valutazione del danno primario al DNA, sia il potenziale effetto genotossico dello zinco, ma anche e soprattutto la capacità di queste nanospugne di rimediare appunto l'effetto genotossico esercitato dallo zinco stesso. Per di più, attraverso la spettroscopia al plasma, è stata determinata anche la concentrazione di cloruro di zinco in soluzione. Un primo set sperimentale, un primo step fondamentale è stato quello di scegliere la concentrazione di cloruro di zinco che fosse subgenotossica e che potessimo utilizzare all'interno dei nostri esperimenti di coesposizione con le nanospugne. E la dose selezionata è stata quella di 50 ppm. Successivamente poi abbiamo appunto condotto gli esperimenti di coesposizione ed andando ad osservare i dati relativi appunto a questo set sperimentale è interessante notare prima di tutto l'esposizione alle acque condizionate con le sole nanospugne non ha alterato l'integrità del DNA negli emociti, denotando quindi un'assenza, almeno nel nostro set sperimentale, di genotossicità da parte delle nostre nanospugne. Inoltre, se osserviamo i dati di coesposizione, possiamo vedere che il livello di danno al DNA indotto da questi nostri 50 ppm di zinco è stato ridotto, avvicinandosi a quello di controllo. Questi dati sono anche supportati dai valori che sono stati rilevati attraverso la spettroscopia al plasma, dove si vede che dopo 48 ore le nostre nanospugne hanno abbattuto la concentrazione di cloruro di zinco presente nella soluzione in coesposizione di circa 6 volte rispetto a quella rilevata in partenza. E adesso aspettiamo la parte dei risultati relativi al potenziale di accumulo di cloruro di zinco o di appunto le stesse nanospugne, perché non si sa mai, all'interno dei nostri animali, delle nostre specie sentinella. Quindi concludendo, diciamo che l'assenza di incremento del danno al DNA che è stato rilevato negli emociti di Dressena polimorfa dopo l'esposizione alle acque condizionate con soltanto le nanospugne è un elemento sicuramente fondamentale nella valutazione del loro potenziale utilizzo in campo ambientale. Per di più si sono anche dimostrate materiali efficaci per il trattamento di acque dolci contaminate, dal momento che hanno ridotto a seguito di coesposizione l'effetto genotossico esercitato dal cloruro di zinco. Quindi per questo motivo le possiamo auspicabilmente considerare come nuovi potenziali strumenti per la bonifica ambientale, dal momento che per di più sono anche ecologici ed ecosostenibili. E con questo io avrei concluso e potrei passare la parola alla mia collega Patrizia Guidi.
Sì, vai Patrizia. Io vado, provo a condividere lo schermo, se no chiedo a Christian un supporto tanto alla presentazione come è stato per le microplastiche. Ecco, dovreste... Vediamo Patrizia. Allora, dato per restare nei tempi, velocemente, date le premesse incoraggianti del lavoro presentato da Margherita, è stata allestita una simulazione su piccola scala con un prototipo di geotubo per valutare l'efficacia ma anche la sicurezza dell'innovativa combinazione tra la tecnologia di filtraggio del geotubo e la capacità assorbente delle nanospugne a base cellulosica presentate adesso da Margherita. I sedimenti di acqua dolce utilizzati provenivano dal fosso del Caligi, sito a Coltano, Pisa, caratterizzati da una contaminazione sia organica che di metalli. Sono state allestite, oltre che il gruppo di controllo, i gruppi sperimentali facendo vorticare fanghi di dragaggio con i flocculanti utilizzati nella tecnologia del geotessile e i fanghi di dragaggio e flocculanti con l'aggiunta delle nanospugne. L'acqua è stata poi, cioè i sedimenti, scusate, sono stati appunto filtrati col geotessile e le acque ottenute utilizzate per il trattamento, sia per allestire il saggio con Vibrio Fischeri, sia un'esposizione a 48 ore col bivalve Dressena polimorfa. Sulla frazione solida invece trattenuta dal geotubo è stato allestito il test con lo stacco di Eterio Cipris. In particolare per quanto riguarda i test su Dressena polimorfa è stato eseguito il test di ritenzione del rosso neutro, il Comet SEI e il Saiton SEI. Per quanto riguarda Vibrio Fischeri è stato allestito il test di bioluminescenza e, come dicevo, sulla frazione solida trattenuta dal geotubo il test con Eterio Cipris. Per quanto riguarda i risultati su Dressena non sono state osservate variazioni in termini della stabilità delle membrane lisosomali né osservate induzioni di micronuclei né variazioni significative in termini di anomalie nucleari totali. Mentre per quanto riguarda il Comet SEI, quindi il test altamente sensibile, in termini di danno primario al DNA gli effetti genotossici esercitati dalle acque risultanti dal filtraggio sono stati ridotti nelle acque filtrate con geotessile e trattate con le nanospugne. I risultati su Vibrio non mostrano tossicità dei due gruppi sperimentali, mentre i risultati su Eterio Cipris evidenziano la presenza di una lieve tossicità nella frazione solida trattenuta dal geotessile. E questo ci traghetta verso le conclusioni in quanto sottolinea l'importanza dell'associazione delle due tecnologie applicate nelle attività di nanoremediation in modo da impedire la dispersione del nanomateriale utilizzato in ambiente, sebbene questo sia una scala chiaramente di prototipo in laboratorio. Materiale che di per sé, come ha raccontato Margherita su Dressena ma anche su Vibrio, non manifestava però effetti a livello cito cellulare quindi e genetico, anzi in termini di danno primario al DNA, come abbiamo visto, gli effetti indotti dalle acque sottoposte al solo filtraggio col geotessile erano risultati ridotti nelle acque dove si combinava il filtraggio all'azione assorbente delle nanospugne. In estrema sintesi, quindi, la combinazione della tecnologia col geotessile drenante e l'aggiunta di materiali nanostrutturati a base cellulosica appare interessante e da approfondire nel contesto della rimozione dei contaminanti di fanghi di dragaggio. Grazie. Ecco. Grazie. Perfetto, grazie. Sì, è stato molto rapido, ma per recuperare qualche minuto. Comunque grazie. Abbiamo la discussione. È stata molto chiara comunque. Apprezzabilissimo, grazie mille.
Allora, Christian, hai raccolto domande per questa ultima parte? Allora, sto guardando adesso. Sì, in realtà ho raccolto delle domande. Siamo un po' stanchi. A questo punto, sì, volevo passare la parola alla commissione, innanzitutto di nuovo ad Alessandra, qui dovremmo aver terminato la sessione, a David, ci dovrebbe essere una presentazione riguardo il premio Matranga, cioè una comunicazione, se non sbaglio. Sì, nel senso mi cogliete un po' impreparata su questa parte del premio Matranga, se appunto sì, la commissione allora, si è riunita. Sì, passiamo allora la parola, tanto c'è qui Isabella, così ci può dire qualcosa, sì. Quindi chiudiamo i lavori della sessione. Direi che così posso esprimere un parere personale come tutte le altre, ma insomma anche in questo caso mi sembra stata molto interessante, con tanti spunti che sarà poi necessario riprendere, ovviamente alcuni a me più cari, sicuramente questi sulla preparazione diciamo del campione, il lutriato, il uato, considerando sia la parte marina, la parte terrestre, cioè ci sono delle cose che probabilmente possiamo progredire, insomma, no? E migliorare, diciamo, questi aspetti, diciamo, proprio per nell'ottica anche di una standardizzazione migliore e per una confrontabilità maggiore. E detto questo, quindi chiudiamo e passo la parola a Isabella. Quindi Isabella, se vuoi. Sì, allora, la commissione è formata oltre che da me, da Annalisa Pinsino, che è stata una allieva della professoressa Matranga, da Giovanni Libralato, da Ilaria Corsi e da Camilla Latorre. Credo di averli detti tutti, scusatemi, se siamo di corsa, perché abbiamo dovuto fare i conti rapidamente. Comunque proclamo io il vincitore o la vincitrice, poi lascio molto volentieri la parola ad Annalisa Pinsino, che ci fa un ricordo della cara Valeria. Allora, il vincitore, anzi la vincitrice, lo dico subito, è Beatrice De Felice, che ha, ora poi vi faremo sapere il punteggio complessivo mediato tra tutti noi, non abbiamo avuto il tempo di farlo, però diciamo tutti sono stati dei relatori eccellenti, diciamo la media è stata molto alta, però Beatrice De Felice insomma ha dato qualcosina in più, sia per quanto riguarda l'abstract, ecco la valutazione era suddivisa si valutava l'abstract, il layout della presentazione, il rispetto dei tempi, ma diciamo che più o meno tutti i concorrenti hanno rispettato, poi la chiarezza espositiva, in cui molto probabilmente ecco, Beatrice è stata forse tra le migliori, ma ripeto, sono tutte molto paragonabili. Lo scarto dei voti è molto basso, ecco, non è che eravamo molto incerti. E poi, vabbè, l'ultimo parametro, la risposta alle domande, questo ci ha fatto un attimo ritardare, perché abbiamo dovuto vedere anche l'ultima concorrente come se la cavava con la risposta alle domande. Quindi io mi complimento con tutti, vi ringrazio per questa sfida che avete accettato, che ci dà l'occasione per ricordare la professoressa Matranga, e lascio poi la parola ad Annalisa e ringrazio ancora tutti. Annalisa, ci sei? Eccomi, non so se mi sentite, riuscite sì, a sentirmi? Scusate, posso dire una cosa? Volevo dire grazie. Certo. Sì, sono molto felice, mi sia piaciuto il lavoro e grazie a tutti. Grazie. Volevo solo dire grazie. Sì, scusami, è vero, sono stata io poco attenta a darti la parola, perché siamo veramente di corsa, abbiamo sforato e mi piace anche per la regia che insomma ci sta inseguendo. Complimenti a tutti. Grazie, davvero.
Scusate, eccomi. Allora, se vi sentite, innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutti i partecipanti per il premio Matranga, perché sono stati veramente bravissimi tutti e credo che Valeria non può che essere fiera di poter vedere come dei giovani come quelli che insomma state facendo crescere siano all'altezza della scienza nell'ambito dell'ecotossicologia. Ecco, vedete una slide più che altro che avevo preparato per ricordare Valeria com'era e per farla conoscere ai giovani che in realtà non l'hanno mai conosciuta. In realtà io posso spendere delle parole. Annalisa, se metti il video così ti vediamo anche, dai, ci fa piacere. Aspetta, vedrete anche la mia cucina. Va bene, va bene. Eccomi. Grazie. Eccomi qua anche per chi in realtà non mi conosce. Ecco, allora mi faceva piacere in realtà mostrare anche il volto di Valeria per com'era, perché probabilmente la maggior parte dei giovani non l'hanno vista e quindi non sanno a chi di fatto è dedicato il premio, che io considero molto importante. Tra l'altro cerco di ringraziare tutti gli anni ISPRA, perché da quando in realtà è andata via, loro assiduamente ogni anno provano a ricordare questa splendida ricercatrice. Lo dico io in realtà perché ci ho lavorato per 15 anni, ma credo che l'opinione comune sia particolarmente sviluppata tra di loro. Il segno che ha lasciato in me è indelebile e spero che lo sia stato anche per tutti gli altri. In questo momento in realtà sono emozionata perché ogni volta che mi tocca questa parte, ancora nonostante siano passati quasi 5 anni, è sempre una grande emozione. Questo potete immaginare come in effetti il ricordo suo in me è particolarmente forte. Quindi vorrei che anche qualcun altro, come Ilaria per esempio, possa prendere un attimino la parola, o Camilla, per aiutarmi in questo momento che è emotivamente difficile per me. Qualcuno di loro in linea? Sì, Annalisa, come no, ci sono e chiedi alla persona sbagliata, però è la prima volta che mi capita dopo tanti anni di ricordarla insieme, quindi sì, per me è stata una guida. Vedere, Ilaria, fatti vedere. Faccio vedere, però aspettate perché ho un computer lentissimo, ok? Eccomi. Nel buio del mio studio. Va bene, va bene. Sì, Valeria, un'amica, un mentore, una donna di grande forza e oggi la ricordo in particolar modo perché oggi ricordiamo anche una giornata contro la violenza delle donne. Tra ieri e oggi si è parlato tanto. Valeria si è sempre battuta per le donne nella scienza, infatti ha lasciato donne nel suo laboratorio e quindi di questo, diciamo così, ha lasciato un segno importante. Ha sempre creduto che le donne nella scienza avessero un ruolo importante di leadership e che si potesse fare mamma e scienziata allo stesso modo. Quindi oggi abbiamo premiato, e sono ancora più contenta, una donna in suo ricordo e quindi insomma mi fa piacere che lasciamo un segno in memoria di questa persona così speciale e così importante. Bene, non so se Camilla vuole aggiungere qualcosa. Velocissima. Bene, Camilla. Ho avuto a che fare con Valeria all'inizio della mia carriera e quindi sono veramente contenta di poter attribuire durante queste giornate questo premio per i giovani, perché lei veramente è stata una grande insegnante che non solo ci ha insegnato a fare scienza, ma anche a... ad appassionarci a quello che ci facevamo e quindi niente, sicuramente un ricordo è una delle persone che ha segnato, possiamo dire, la mia carriera scientifica e questo fare scuola è una cosa importante penso per noi scienziati e siamo contentissimi di avere dei giovani così in gamba perché veramente è stata dura scegliere il vincitore, ci piacerebbe premiare tutti. Ecco, diciamo che allora al vincitore l'anno prossimo sarà garantita, diciamo, sperando
diciamo, di fare un convegno in presenza. Ora lo valuteremo ovviamente insieme a tutti gli organizzatori se sarà possibile farlo. E comunque, se non sarà il convegno, sarà la giornata, quella diciamo inframezzo al biennale. Comunque ci sarà sicuramente un nuovo momento, un nuovo appuntamento come al solito verso la fine di novembre, come tutti gli anni. E quindi se sarà in presenza, diciamo, la vincitrice avrà, come dire, un attimino, ecco, un piccolo riconoscimento, diciamo, di partecipazione gratuita anche a tutte le attività e alla presenza, diciamo, al convegno stesso. A questo punto non so se qualcuno di Ecotox vuole dire due parole di chiusura. Vorrei sinceramente ringraziare tutti, il comitato scientifico e tutti gli organizzatori. Potete venire, è finito, stanno salutando. Microfono, per favore. Microfono, per favore. Dicevo che voglio ringraziare tutti perché siete stati davvero grandissimi. Il lavoro che abbiamo fatto è stato tanto, magari non si vede, però è stato veramente lungo e faticoso. Io ho stressato tutti, lo so, ne sono consapevole, mi volete bene anche perché sono così. E grazie a tutti i partecipanti, io spero veramente di rivedervi al più presto dal vivo, e per ora accontentiamoci e grazie mille. Bene, quindi ci salutiamo, a chi vuole accendendo i video laddove è possibile, così ci diamo un saluto, insomma, fra tutti. Grazie a tutti, complimenti. E davvero, facciamoci un applauso come Isabella. Complimenti a tutti. Ecco, un ringraziamento anche alla regia, Alessio, che insomma ci ha sostenuto. Preziosissimo Alessio, preziosissimo. In questo compito è stata una prova anche per noi, mi pare insomma superata, e quindi, però ecco, non l'alternativa, ecco, diciamo, in presenza sarà sicuramente, come dire, da favorire, e speriamo insomma di riuscirci. Quindi davvero ancora grazie a tutti. Grazie. E vedremo poi come proseguire, come al solito, quindi come rimanere in contatto, sia per quanto riguarda appunto molti spunti che credo meritino davvero un'attenzione maggiore, e al di là poi delle pubblicazioni che ognuno ovviamente insomma vorrà fare, però ecco, anche in questo contesto trovare una forma, diciamo, di ritorno, ecco, per tutti, credo che sia importante, e ISPRA come al solito darà una mano se necessario anche dal punto di vista economico, ecco, se ci sarà bisogno insomma, ecco, di questo. Vedo anche Francesco che è finalmente in presenza e quindi saluto volentieri, e a questo punto allora ci rivediamo presto. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata, grazie. Grazie.